Buongiorno a tutti. Io credo che non sia andato in onda nulla fino adesso, almeno da questo ho capito da quello che mi ha detto la regia. Sono Giuseppe Dodaro della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, sono il moderatore di questa sessione sull'agroalimentare. Noi avevo fatto, diciamo, una breve introduzione che a questo punto non ripeto, visto che siamo già avanti coi tempi, e chiedo di nuovo scusa all'onorevole De Castro per aver iniziato a parlare. Quindi ripropongo a questo punto la scaletta originaria mostrando. Parto, diciamo, mostrando una breve presentazione che abbiamo preparato come Consiglio Nazionale della Green Economy, nella quale mostriamo sostanzialmente diciamo, il percorso che ci ha portato anche ad organizzare questa sessione tematica, che parte, diciamo, dal presupposto che il sistema agroalimentare italiano ha delle grandi potenzialità e ha sicuramente delle grandi potenzialità nello sviluppare maggiori azioni di green economy nell'applicazione di strumenti e principi della green economy anche all'interno, diciamo, di un panorama europeo che sta in un qualche modo variando e di un mercato che sembra sempre più sensibile alle istanze della green economy. Innanzitutto, diciamo, l'importanza del settore agroalimentare nell'economia nazionale è significativa, nonostante, diciamo, qualche difficoltà. Il peso in termini, diciamo, di valore aggiunto del comparto agroalimentare nel suo complesso è aumentato anche nel 2019, è passato, diciamo, dal 3,9% del 2018 al 4,1% del 2019. Questo come valore, diciamo, mediato tra la performance del settore agricoltura, silvicoltura e pesca, diciamo che ha subito una lieve flessione con una diminuzione in volume dello 0,7% e un aumento in valore aggiunto dell'1,6%, mentre invece l'industria, diciamo, alimentare ha registrato una performance decisamente positiva. È un comparto quindi pesante non solo dal punto di vista degli indicatori economici, anche dal punto di vista dell'occupazione, visto che all'interno, diciamo, del settore lavorano circa 1.200.000 persone. L'importanza del settore agroalimentare italiano nell'economia UE, cioè l'Italia è al vertice della classifica europea con un valore aggiunto di 31,8 miliardi di euro correnti, che è pari quasi al 16,8% del totale della UE. Il valore della produzione è stato nel 2018 di 56,5 miliardi, quindi inferiore solo a quello di Francia e Germania. Quali sono i punti di forza? Sicuramente, ovviamente, in questo caso parliamo di punti di forza legati in un qualche modo alle caratteristiche green, visto che la strategia Farm to Fork, nella cui cornice abbiamo immaginato di organizzare questo incontro, parla esplicitamente, pone, diciamo, degli obiettivi espliciti, anche quello di aumentare le superfici biologiche. Beh, certamente il biologico rappresenta una caratteristica molto importante del sistema agroalimentare nazionale. Continua a crescere, sta crescendo anche nel 2019, è ancora aumentata la superficie biologica, rappresenta il 15,8% della SAU, quindi un incremento dell'1,8% rispetto al 2018, un incremento del 78,9% rispetto al 2010. Sono cresciuti anche gli operatori, che come vedete sono più di 80.000, le aziende biologiche rappresentano il 6,2% delle aziende totali. L'Italia è il terzo paese per estensione complessiva, dietro Francia e Spagna, diciamo, come ettari di superficie biologica, in percentuale rispetto alla SAU, come vedete, al quarto posto dietro Austria, Estonia e Svezia, con un valore che è quasi doppio rispetto a quello medio, diciamo, della UE a 27. Il biologico viene premiato in un certo qual modo anche dal mercato. Come vedete, le vendite, diciamo, di prodotti biologici ad agosto 2020 hanno superato i 4,3 miliardi di euro, una vendita che avviene in maggior parte attraverso
i canali della distribuzione moderna, ma anche attraverso, diciamo, i negozi specializzati che hanno raggiunto una quota di mercato del 24%, e cresce anche l'e-commerce e rappresentano i prodotti bio una fetta non trascurabile, anzi decisamente rilevante, dell'export agroalimentare. Sono il 6% dell'export agroalimentare, con un tasso di crescita superiore, diciamo, a quello del complesso, diciamo, dell'agroalimentare. Un altro elemento sicuramente di grande qualità del nostro sistema, è rappresentato dai prodotti certificati. Sono 824 prodotti alla fine del 2018, il 26,8% del totale mondiale. L'Italia è assolutamente, primatista, come vedete, in Europa e ovviamente nel resto del mondo. Il valore complessivo stimato è 16,2 miliardi di euro, che rappresenta il 20% del fatturato complessivo del settore agroalimentare, ed è come si dice, è un elemento che in un qualche modo caratterizza tutto il sistema agroalimentare, nazionale, perché, come vedete da questa slide, in tutte le province italiane c'è almeno diciamo, un prodotto certificato. È ovvio che ci sono alcune regioni, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, che fanno la voce grossa e raccolgono il 65% del valore, anche per la presenza, diciamo, di alcuni prodotti che potete ben immaginare, insomma, hanno un impatto sul mercato considerevole, però appunto è un sistema che abbraccia sia grandi distretti che anche piccole realtà, del quale in un qualche modo fanno parte più di 180.000 produttori. Un'altra delle caratteristiche del sistema agroalimentare, anzi altre due, uno lo vedete nel grafico di sinistra, è quello della multifunzionalità, no? Il valore della produzione realizzata dalle attività secondarie, dalle attività di supporto, assomma alla fine del 2019 a 12,5 miliardi, che costituiscono quasi il 22% del totale della produzione agricola. Rappresenta, in un qualche modo caratterizza fortemente, diciamo, il comparto nazionale anche agli occhi dell'Europa, perché rappresenta il 30% di questa tipologia di attività in tutta la UE 28. L'altro aspetto caratteristico è quello della bioeconomia, cioè la bioeconomia italiana è un settore, anche questo, rilevantissimo dal punto di vista economico, è in grande crescita anche rispetto agli altri paesi europei. Dei 345 miliardi di euro che vale la bioeconomia nazionale, secondo i dati di Intesa San Paolo e Assobiotech, bene, il settore agroalimentare incide per il 58,9% sul valore della produzione e per il 68,8% in termini di occupazione. Quindi, come vediamo, è un settore agroalimentare estremamente articolato, con delle grandi potenzialità. Ovviamente questi sono i dati pre-pandemia. Il Covid ha avuto degli effetti, sì, all'inizio abbiamo visto che il settore agroalimentare in un qualche modo ha tenuto tutto sommato bene rispetto ad altri settori. Ovviamente qualche piccola ripercussione, anzi qualche ripercussione neanche piccola, c'è e ci sarà. Ismea ha stimato, ovviamente, che nel 2019 la spesa delle famiglie per la ristorazione era stata pari a 86 miliardi di euro, e che invece la riduzione che si determinerà alla fine del 2020 comporterà una perdita di circa 24 miliardi di euro, quindi con un decremento del valore aggiunto dell'agricoltura dello 0,9%, 1,4% dell'industria alimentare, con alcuni settori, in particolare come esempio quello della pesca e dell'agricoltura, che avranno delle perdite ancora più consistenti, ancora più serie, fino al 7,1%. Ovviamente quello che è successo è che si è interrotto il canale della ristorazione, il cosiddetto, diciamo, canale Horeca, e ci sono notevolmente ridotte anche le esportazioni. Quindi quello che potrebbe succedere, quello che si stima, diciamo, succede, è che i prodotti particolarmente legati all'export saranno quelli, o comunque le filiere legate all'export saranno quelle che subiranno i contraccolpi maggiori, in particolare per quei prodotti che hanno pochi mercati prevalenti di riferimento, come ad esempio l'olio extravergine.
Ovviamente la pandemia, però, al di là, diciamo, delle cifre, ha rappresentato un elemento e un momento di forte riflessione in tutta Europa e chiaramente anche in Italia sulle necessità di riorganizzare il nostro sistema agroalimentare, no? Ha messo in evidenza alcune criticità, alcuni pericoli di cui forse non eravamo coscienti, e nel pieno della pandemia, come si diceva, a maggio 2020, la Commissione ha pubblicato Farm to Fork, quindi una strategia che dava un indirizzo ben preciso, aveva dei contenuti ben definiti, anche alcuni impegni, stila, diciamo, un calendario di impegni per la Commissione, per la UE e per gli Stati membri, e soprattutto ha questa impronta green molto forte, a questo approccio in cui parte, diciamo, dal settore della produzione e arriva a quello del consumatore finale, provando a incidere su tutti i settori, con anche alcuni, come dicevo, l'annuncio perlomeno, diciamo, di alcuni impegni significativi, come la riduzione entro il 2030 dell'uso del rischio complessivi dei pesticidi chimici e dei pesticidi più pericolosi del 50%, la riduzione dell'uso dei fertilizzanti di almeno il 20% entro il 2030, la riduzione del 50% entro il 2030 delle vendite di antimicrobici per gli animali di allevamento, le riduzioni ovviamente, diciamo, delle emissioni di gas serra dal settore agricolo e soprattutto dal settore zootecnico, l'aumento fino al 25% dell'agricoltura biologica, fino al 25% della SAU dell'agricoltura biologica entro il 2030, e indirizzare, come dicevo, appunto, anche i pezzi della filiera non sempre, non finora, diciamo, organizzati, non finora toccati in maniera diretta dalle politiche agricole, quindi gli operatori del commercio all'ingrosso e al dettaglio, all'adozione di pratiche sostenibili, quindi aumentando la strategia, dice testualmente, aumentando la disponibilità e l'accessibilità economica di opzioni alimentari sane e sostenibili. E infine, appunto, accrescere il ruolo degli agricoltori nelle filiere della bioeconomia, proprio per dare altre opportunità economiche agli agricoltori e allo stesso tempo minimizzare e ridurre alcuni impatti delle produzioni agricole. Quali sono le proposte del Consiglio della Green Economy? Diciamo, provo ad andare rapidamente, sia per il ritardo accumulato, sia perché, se ho ben capito, chi è collegato via Facebook non vede le slide, ma sente soltanto la mia voce, ma le slide saranno ovviamente disponibili sul sito degli Stati Generali già alla fine della sessione. Vi chiediamo scusa, ovviamente avevamo fatto delle prove, andava tutto bene, ma come sempre c'è le sorprese della diretta. Il Consiglio della Green Economy, potete rivedere queste proposte, ripeto, sia nelle slide ma anche all'interno della relazione generale sulla Green Economy, fa alcune proposte, come sempre nel caso degli Stati Generali, e le porta, in questo caso, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro dell'Agricoltura, comunque alla parte politica sia nazionale che europea. Da una parte, quello di sostenere e incentivare la diffusione di produzioni agricole basate sui principi dell'agroecologia, proprio perché sono quelle che favoriscono in un qualche modo la riduzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, la riduzione delle emissioni di gas serra, la cattura del carbonio nel suolo e l'aumento della produzione biologica, anche in un qualche modo. Poi quello di attivare iniziative di incentivazione fiscale proprio per l'applicazione di modelli di business circolari nei settori della trasformazione alimentare e del commercio al dettaglio, che prevedono in un qualche modo anche la riduzione degli imballaggi, un maggiore ricorso all'utilizzo di materiali ecologici. Nell'assegnazione di interventi di sostegno all'interno della politica agricola comune, non solo, utilizzare dei criteri di premialità proprio per chi adotta dei sistemi di gestione delle attività a basso impatto, e che quindi migliora le prestazioni ambientali. Prevedere ancora delle risorse economiche destinate allo spreco alimentare anche nell'ambito di quelle previste all'interno delle strategie adattamento ai cambiamenti climatici, proprio perché lo spreco alimentare è anche una, diciamo, delle cause che incide nelle emissioni di gas serra.
ancora destinare parte delle risorse che finora sono state destinate a incentivare e a sostenere i contratti di filiera e di distretto al supporto di specifici contratti di filiera invece per la green economy, quindi non solo delle associazioni territoriali appunto di filiera, ma delle associazioni basate proprio sul principio della green economy che abbiano degli obiettivi di miglioramento ambientale comprovati, in particolare quando questi contratti ricadono all'interno di siti Natura 2000 o comunque all'interno di aree a elevata valenza ambientale. Poi stimare, individuare, diciamo, dei sistemi di incentivo destinati alle imprese del commercio, all'ingrosso, al dettaglio, ma anche al sistema alberghiero e della ristorazione, quindi gli incentivi finalizzati al consumo sia di prodotti stagionali e di prodotti di origine locale e nazionale, quindi riducendo la dipendenza di prodotti fuori stagione e da catene di approvvigionamento molto lunghe. Correlato a questo c'è l'altra misura che potrebbe essere quella di incentivare l'attivazione di canali di vendita diretti locali, quindi supportando le filiere corte, le filiere di prossimità, quindi rafforzando i rapporti fra produttori e consumatori, come è nel caso delle community supported agriculture. E infine prevedere delle risorse destinate ai comuni anche per le definizioni di food policy, quindi di strategie alimentari all'interno delle città, che anche in questo caso puntino proprio all'utilizzo di produzioni locali per accorciare le filiere e per ridurre lo spreco alimentare, facendo anche ricorso a strumenti per gli acquisti, quali appunto gli acquisti pubblici verdi, quindi il GPP. Questi sono le proposte appunto fatte dal Consiglio Nazionale per la Green Economy. Ripeto, queste proposte sono state fatte e tutta la sessione è stata organizzata nella cornice di Farm to Fork. A questo punto questa cornice si è arricchita della decisione presa dal Parlamento europeo rispetto alla PAC, una decisione come dicevo prima ha avuto diciamo, è stata accolta con grande stupore da alcuni portatori di interesse del sistema agroalimentare, in particolare diciamo, l'Associazione Ambientalista e l'Associazione del Biologico, che hanno visto questa decisione come un passo indietro rispetto alla posizione che la Commissione aveva assunto sia con Farm to Fork che prima con la comunicazione sulla nuova PAC, e invece ci sono altri pezzi, diciamo, di portatori di interessi che hanno accolto invece questa decisione in maniera più favorevole, dicendo che non ci sono stati degli autentici passi indietro, ma che si prepara il terreno a una transizione più moderata e no, in un qualche modo, diciamo, più verosimile, più equilibrata. Di questo io chiedo, appunto ce ne parla un attore estremamente qualificato, che è l'onorevole Paolo De Castro, al quale quindi chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori, a chi sta partecipando all'incontro, quali sono stati i presupposti che hanno portato a questa decisione e qual è adesso lo scenario che si apre in Europa. Grazie. Grazie Giuseppe Dodaro, grazie a tutti i partecipanti, grazie soprattutto di questa ampia presentazione che mi dà modo innanzitutto di spiegare un po' a tutto il mondo del Consiglio Nazionale della Green Economy. Sottolineo questo perché vedo molti rappresentanti delle organizzazioni agricole che hanno seguito questi 2 anni di negoziati, già da quando il commissario Hogan aveva depositato sul tavolo del Parlamento e del Consiglio la proposta di riforma nell'aprile del 2018. Innanzitutto un paio di precisazioni dal punto di vista proprio di procedura legislativa. È fondamentale questo, perché questo ci sgombra il campo da una serie di critiche che, a mio avviso, non tengono conto di come funzionano le istituzioni europee. Quindi è bene chiarire. Noi, come Parlamento, come Commissione Agricoltura e come Commissione Ambiente, ci siamo mossi lungo il solco della proposta che il commissario Hogan aveva presentato nell'aprile del 2018. Quindi quella era la base giuridica sulla quale noi abbiamo lavorato. Su quella base giuridica c'erano una serie di problemi che il Parlamento aveva da subito denunciato, su cui ci siamo molto applicati. Penso
al grande problema della rinazionalizzazione, cioè il rischio che la politica agricola diventasse una somma di tante politiche agricole nazionali, il rischio di una ricentralizzazione, quindi di una sorta di esproprio da parte dell'autonomia regionale per quegli stati membri che hanno un'organizzazione regionale o federale, ovviamente, e ricentralizzare nelle mani di un ente gestore unico, frase chiara che era stata indicata nella proposta di Hogan, ente gestore unico, per dirla con le parole che conosciamo bene noi a casa nostra, significa un unico piano di sviluppo rurale, non più ogni regione che fa il suo piano di sviluppo rurale. E poi una serie di altri elementi su cui il Parlamento ha lavorato, e in particolare rafforzando, vorrei precisare, tra l'altro sottolineo, oggi c'è un bel inserto, non so se lo posso dire, se è pubblicità, ma insomma c'è un inserto di Repubblica Green and Blue che anticipa anche parte di queste cose che vi sto sintetizzando in questo mio breve intervento. Quindi noi ci siamo mossi lungo quel solco, a mio avviso abbiamo fatto dei importanti passi in avanti, nel senso che non c'è più quel rischio di lasciare una delega in bianco a tutti gli stati membri nella costruzione dell'ecoschema, che è una delle novità più importanti di questa riforma. L'ecoschema è una sorta di, come l'abbiamo costruito noi Parlamento, di menu di proposte, quindi non più una carta bianca agli stati che decidono cosa fare, ma un elenco di misure decise a Bruxelles, decise dalla Commissione, quindi poi dal Parlamento e dal Consiglio, e gli stati membri hanno la flessibilità, quella sì, di scegliere le misure più adatte ai vari territori europei, ma non la possibilità di individuare loro nuove misure a loro piacimento. E poi soprattutto aver rimesso ente gestore non unico, ma uno o più enti gestori, ridà la possibilità alle regioni di mantenere questo dialogo con le autorità europee. Ma l'elemento sul punto di vista ambientale più rilevante è aver definito con il voto in plenaria, voglio ricordare che è stato un voto molto largo, quasi il 65% di tutti i deputati europei si sono espressi in modo positivo su questo risultato di proposta del Parlamento, e di aver indicato in almeno il 30% dell'intero primo pilastro dedicato a queste misure ecologiche. Vi ricordo che noi oggi abbiamo nella PAC attuale, non lo devo ricordare agli agricoltori, ma insomma ricordo a tutta la comunità che ci segue, che noi oggi abbiamo un greening ancora, no, della riforma Ciolo, che impegna il 30% del primo pilastro. Ecco, questo greening di oggi viene di fatto incorporato in una sorta di supercondizionalità, quindi obbligatorio per tutti, al cui si aggiunge questo ulteriore minimo 30% delle misure sempre del primo pilastro, andando a individuare quelle più adatte da un menu predisposto a Bruxelles. Inoltre, la nostra proposta aumenta lo sforzo agroambientale anche nel secondo pilastro, dove da quel 30% di oggi si passa a un minimo 35%. Ecco, questo è un po' il nostro lavoro, quello che abbiamo fatto, i vari cambiamenti. Voglio ricordare che con la Commissione Ambiente abbiamo avuto un bel braccio di ferro, che però si è concluso, voglio ricordarlo a tutti, con un voto positivo della Presidente della Commissione Ambiente, Canfin, diciamo quello che più di altri si era speso in un senso ambientalista, e tra l'altro con un giudizio positivo sul risultato svolto grazie anche al lavoro della Commissione Ambiente. Ora, in questo percorso giuridico legislativo si inseriscono le comunicazioni della Commissione, scusate se lo sottolineo, poi Flavio Coturni mi correggerà, le comunicazioni della Commissione, la comunicazione principale Green Deal, da cui derivano le due strade, no? La Farm to Fork e la Biodiversity Strategy. Queste due strategie sono state presentate come comunicazioni, come indicazioni di una prospettiva futura, riduzione di fitofarmaci al 2050 fino al 50%, riduzione dell'uso di antibiotici in zootecnia, aumento della superficie agricoltura biologica. Tutti questi obiettivi sono stati comunicati dalla nostra presidente Ursula von der Leyen, ma dovranno ancora tradursi in proposte legislative. Quindi il dire che questa PAC votata dal Parlamento e la proposta votata dal Consiglio non hanno tenuto conto del Farm to Fork e della
e della biodiversity strategy non è una considerazione fattibile. Noi abbiamo spinto verso una sicuramente PAC molto più ambientalista di quella che abbiamo tuttora. Su questo credo non ci possano essere dubbi, perché è oggettivo. C'è un 30% di più minimo rispetto all'attuale, quindi è sicuramente più avanzata, più ambiziosa dal punto di vista ambientale. Ma non possiamo incorporare delle prospettive di una comunicazione se prima non si trasformano in atti legislativi e vengono quindi discussi in Parlamento e in Consiglio, con quello che è il processo legislativo ordinario del Parlamento, che oggi è la codecisione, no? Quindi noi credo, anzi, in questo senso è importante sottolineare quella midterm review che abbiamo inserito nel 2025, quindi a 2 anni all'entrata in vigore della nuova PAC ci sarà una revisione di metà percorso che consentirà poi di incorporare eventuali contenuti legislativi che nel frattempo sono maturati attraverso la presentazione di proposte legislative sia nel settore del farm to fork sia nella biodiversità. Ecco, questo è importante precisarlo, quindi non è che non si sono presi in considerazione, non si sono presi in considerazione perché non ci sono ancora atti legislativi. Come fa un Parlamento o un Consiglio a prendere in considerazione delle comunicazioni? Dovremmo pur discutere, dovremmo valutare, fare i nostri emendamenti, le valutazioni di impatto e quindi eventualmente poi integrare. Ciò non toglie che nella proposta Hogan, rispetto a quello che oggi è la proposta del Parlamento e quella del Consiglio, sono stati fatti passi dal punto di vista ambientale importanti in avanti. Anzi, voglio vedere adesso durante i triloghi con il Consiglio se questa proposta così ambiziosa del Parlamento rimarrà in piedi, perché vi ricordo che il Consiglio, per esempio in materia di ecoschemi, parla, la presidenza tedesca poi, non è una posizione ancora formale, parla di 20% di misure ambientali nell'ecoschema, quando noi Parlamento abbiamo votato a larga maggioranza un minimo 30%, quindi è sicuramente più ecologica la proposta del Parlamento, come è maggiormente ambiziosa dal punto di vista ambientale anche rispetto alla proposta di Hogan che fece nel 2018. Quindi dire che noi abbiamo greenwashing ridotta la potenzialità ambientale della proposta della Commissione è assolutamente non vero, perché la proposta della Commissione è quella che noi giuridica, è quella che ha messo sul tavolo Hogan, e noi l'abbiamo rafforzata dal punto di vista ambientale, non ridotta. Quindi una vera transizione ecologica. Naturalmente adesso ci sono i triloghi e vedremo come poter difendere la posizione del Parlamento da un rischio, quello sì, che potrebbe esserci di riduzione dell'ambizione ambientale. Però chiudo ricordando a Giuseppe e a tutti noi che poi è evidente che lo sforzo che noi dobbiamo fare è sempre di mantenere quel giusto equilibrio tra dimensione ambientale, dimensione economica e dimensione sociale. E non possiamo rischiare, qui lo dico guardando gli amici delle organizzazioni agricole, non possiamo rischiare assolutamente che si trasformi in un aumento delle importazioni questi ulteriori sforzi che noi stiamo chiedendo ai nostri agricoltori. Attenzione, questo è un punto molto delicato. Noi vogliamo aumentare gli standard, vogliamo togliere i fitofarmaci, vogliamo togliere la chimica, tutte cose condivisibili che noi vogliamo, ma stando molto attenti anche ad accompagnare questo processo gli agricoltori, perché sennò il rischio è che noi aumentiamo le importazioni magari di prodotti che quegli standard non li rispettano, se noi non stiamo attenti. Ecco perché è molto delicata quella valutazione di impatto che la Commissione dovrà fare quando ci saranno le proposte legislative in campo. Quindi io credo che sia stato fatto un passo avanti importante, molto rilevante il cambiamento nella evitare la rinazionalizzazione e la ricentralizzazione della politica, e nello stesso tempo un passo avanti nella direzione ecologica, che è quella che sicuramente questa Commissione Ursula von der Leyen si propone. Quindi ora dovremo lavorare cercando di rendere giusto e ben equilibrato quel mix tra ambiente, economia e sociale che caratterizzano la politica agricola comune. Grazie a tutti. Perfetto, onorevole De Castro, la ringrazio, lei ha espresso una posizione molto chiara, ovviamente poi insomma sentiremo quello che ne pensano gli altri ospiti, ma in chiusura ha dato una considerazione che credo sia centrale anche per introdurre il nostro prossimo ospite, il prossimo relatore, Flavio Cuturni. Cioè lei ha parlato ovviamente della
del rischio poi di aumentare le importazioni, cioè di mantenere in un qualche modo la competitività sui mercati delle nostre imprese. Ed è quindi questo dovrebbe essere il centro del discorso che ci fa il dottor Cotugni, a cui io chiedo. Ovviamente la Commissione o in un qualche modo diciamo, la nuova PAC impone, se vogliamo, alle nostre imprese degli sforzi per incrementare il proprio livello di sostenibilità. Quello che preoccupa alcuni attori è bene, ma appunto io aumento in un qualche modo il mio impegno, aumento in qualche modo il mio sforzo. Come si traduce questo rispetto alla competitività sui mercati internazionali? Quindi che cosa sta facendo di pari passo l'Europa per tutelare le imprese del continente? E noi ovviamente siamo particolarmente interessate alle imprese italiane. Lo chiedo quindi a Flavio Coturni, gli ricordo di attivare il microfono e di condividere la sua presentazione. Grazie. Sì, grazie Giuseppe. Spero che la mia voce vi giunga. Credo non ci sia problemi, spero. Aspetto un cenno del capo, Giuseppe, per... Benissimo, grazie. Allora, cerco di condividere la presentazione e spero che anche questo funzioni, altrimenti lo faremo via la regia. Non so se avete accesso alla prima pagina della presentazione. Avrei bisogno di un riscontro vocale, Giuseppe, No, non la per favore. vediamo ancora, Flavio. Non la vedete? Ok. No. Vediamo se riusciamo a... Probabilmente devi Allora riattivare devo la chiedere... webcam. Se riattivi la webcam, la girano direttamente dalla regia, la presentazione. Eccola. C'è? Sì, Flavio, la vediamo. Grazie. Benissimo. Quindi, sì, Giuseppe, ti ringrazio e effettivamente la domanda che mi hai posto è una domanda che riguarda la connessione tra la politica agricola, gli obiettivi del Farm to Fork e la politica commerciale. La politica commerciale sui prodotti agro alimentari, che è stata indubbiamente una politica di successo. So se avete vedete il grafico con le esportazioni e importazioni, posso andare avanti? Ecco, Eccolo qui, quello lo stiamo vedendo adesso. allora forse dovrò dettare, diciamo, Sì, le è slide meglio. perché non ho accesso. Dunque, nel primo grafico serve semplicemente per ricordare il successo dal punto di vista della politica commerciale sui prodotti agroalimentari con un'Unione Europea che è stata ed è leader mondiale nell'esportazione di prodotti agroalimentari con circa 190 miliardi di euro esportati nel 2019. Questi sono valori per l'Unione a 27, quindi già togliendo il Regno Unito. Di gran lunga davanti agli Stati Uniti, Brasile, Cina e Canada. Siamo il secondo importatore di prodotti agroalimentari dal mondo, dopo gli Stati Uniti, con un valore che si assesta ai 122 miliardi di euro. E se passiamo alla diapositiva successiva, vediamo come questo si traduca in un surplus, quindi in un eccedente commerciale, che è costante dal 2009 in poi e che ha raggiunto nel 2019 il Sì. valore di 60 miliardi di euro di esportazioni. Flavio, ti interrompo un attimo. Tu accendi la camera perché non ti vediamo e la regia va avanti con la slide, possibilmente. Grazie. D'accordo. Allora, Siamo riaccendo. adesso sulla slide del surplus commerciale. Sì, benissimo. Ma non Quindi vediamo abbiamo... te, però. Allora Dovresti accendere la tua riaccendo. camera così ti vediamo.
Non posso accedere apparentemente. Spingo Ok. il video, ma non ho accesso. Quindi Va bene. alla fine forse avrete il privilegio di vedere il mio viso, alla fine della presentazione. Quindi un eccedente commerciale costante ha raggiunto i 60 miliardi di euro l'ultimo anno, e indice chiaramente di un successo e di una competitività delle esportazioni europee. E se passiamo alla slide successiva, vediamo come questo successo commerciale, quindi prego, sia mantenuto anche nei primi 7 mesi del 2020, quindi dal gennaio a luglio 2020 rispetto al periodo, allo stesso periodo dei primi 7 mesi del 2019, assistiamo a un aumento delle esportazioni del 3%, potete vedere sulla parte destra del grafico in cui sono rappresentate le esportazioni dei vari settori economici, in cui si mostra chiaramente come il settore agroalimentare, nonostante la crisi del Covid, sia attivo e resiliente, con un aumento delle esportazioni del 3%. Quindi ci sono state, sicuramente il settore ha sentito gli effetti nei primi mesi, marzo-aprile, della chiusura dei ristoranti, dei servizi alimentari, eccetera, ma c'è stato un'evoluzione positiva a partire da maggio in poi, con la riapertura del settore alimentare, che è sfociato addirittura in un aumento, ed è l'unico settore insieme al settore chimico, nell'economia che ha mostrato un aumento delle esportazioni. Quindi questo la dice lunga sulla resilienza del settore agroalimentare. E anche se guardiamo sulla parte sinistra del grafico relativa alle importazioni, sullo stesso periodo abbiamo una diminuzione delle importazioni del 2-3%, che anche questa è di gran lunga inferiore ad altri settori dell'economia. Quindi dal punto di vista del commercio, nei primi 7 mesi sicuramente il settore agroalimentare ha dimostrato una resilienza e una flessibilità superiore rispetto ad altri settori dell'economia. Se passiamo alla slide successiva, ovviamente questi risultati sono il frutto di una serie di fattori, tra cui le varie riforme della PAC, che hanno aumentato la proiezione al mercato delle produzioni agricole. Possiamo parlare ad esempio del settore lattiero-caseario, con un allineamento dei prezzi comunitari europei ai prezzi del mercato mondiale, che ha decisamente favorito la competitività del settore, ma anche in altri settori, anche lo zucchero stesso. E una rete di accordi commerciali bilaterali che oggi, se guardiamo sulla parte destra della slide, rappresentano dal punto di vista delle esportazioni circa il 30% del nostro valore delle esportazioni è di derivazione di accordi commerciali bilaterali, dato del 2019, cifra che raggiunge il 40% se prendiamo in considerazione le importazioni. Quindi più di un terzo del commercio si avvale delle preferenze commerciali bilaterali sono frutto appunto di una serie di negoziati. E ovviamente anche il quadro multilaterale, con scambi aperti e regolamentati all'interno del sistema del WTO, permette chiaramente una stabilità dal punto di vista non solo delle tariffe, ma anche delle regole non tariffarie. Se passiamo alla diapositiva successiva, è chiaro che questo è una performance economica estremamente positiva. Non basta per il futuro, perché la sfida a cui le nostre aziende sono confrontate è una sfida non solo commerciale dal punto di vista della competitività, cioè il mantenimento e il miglioramento della competitività nei confronti dei nostri competitor internazionali e dal punto di vista delle quote di mercato, ma chiaramente del miglioramento delle performance ambientali e climatiche sia interne all'Unione Europea che esterne. Questa è la grande sfida del futuro, che è una sfida che riflette anche la sfida interna
tra produzione, competitività della produzione europea e sfide climatiche e ambientali, che si riproduce e si riflette anche a livello mondiale dal punto di vista della politica commerciale, dal punto di vista della PAC. E quindi la domanda che sorge spontanea è: quale è in questo quadro il ruolo della PAC futura e della politica commerciale futura per far fronte a questa sfida? Passiamo alla slide successiva. Ci rifacciamo sul punto di vista della politica commerciale. È stato detto, la Farm to Fork definisce una serie di obiettivi che verranno tradotti, e qui mi ricollego a quanto detto dall'onorevole De Castro, che verranno tradotti attraverso un piano di azione in proposte specifiche che verranno definite negli anni a venire, quindi a partire dal 2021 fino al 2023, ma la comunicazione sulla Farm to Fork, quindi dal produttore al consumatore, definisce una serie di obiettivi strategici fondamentali per quanto riguarda in particolare la sostenibilità del settore agroalimentare. E questo è importante, e mi riallaccio a quello che dicevi all'inizio, Giuseppe, per quanto riguarda la ridefinizione di un equilibrio tra gli obblighi e quindi gli sforzi che vengono richiesti ai produttori europei, ai produttori dei 27 paesi europei, dal punto di vista dell'incremento dei benefici ambientali e climatici nei metodi di produzione europei, cercare di riequilibrare questi sforzi con uno sforzo dal punto di vista della politica commerciale nei confronti dei paesi terzi, per garantire che la transizione della sostenibilità sia una transizione non solo europea, ma una transizione mondiale. La Farm to Fork definisce una serie di obiettivi perché questo riequilibrio e questa transizione si trasformi anche in una transizione a livello mondiale, attraverso una definizione di una serie di alleanze verdi sui sistemi alimentari sostenibili tra l'Unione Europea e i nostri partner commerciali, l'inclusione di capitoli ambiziosi sulla sostenibilità e sulle misure sanitarie e fitosanitarie in tutti gli accordi bilaterali, il che prende forma anche sotto forma di incorporamento degli accordi di Parigi sulle emissioni, quindi sul cambio climatico all'interno dei nostri accordi commerciali bilaterali con i nostri partner. L'ottenimento da parte dei nostri partner dei paesi terzi di impegni ambiziosi sia sul benessere animale, sull'uso di pesticidi e nonché sulla lotta contro la resistenza antimicrobica. Verrà definita una proposta legislativa in materia di deforestazione e degrado forestale a livello globale, e quindi tutto questo per ridurre il contributo dell'Unione Europea attraverso consumi di prodotti che vengono da aree deforestate o con alto livello di degrado dal punto di vista forestale. Verrà definita una nuova iniziativa per una governance societaria sostenibile che affronti non solo i diritti umani, ma anche il dovere di sollecitudine e l'obbligo di diligenza vincolante in materia ambientale. Questa è una proposta molto ambiziosa che pone non pochi problemi dal punto di vista della reale fattibilità e che verrà definita nel corso dell'anno prossimo. Passiamo alla diapositiva successiva. Flavio, ancora 2 minuti. Sì, avremo anche una necessità di rivedere i criteri delle tolleranze all'importazione per i pesticidi, la revisione dell'etichettatura sia nutrizionale d'origine, ma anche di sostenibilità e benessere animale, molto ambizioso. Il miglioramento dell'attuazione e dell'applicazione delle disposizioni in materia di sostenibilità degli accordi commerciali attraverso questa nuova figura nella DG Commercio del responsabile dell'esecuzione di accordi commerciali e la promozione negli organismi internazionali di norme internazionali e standard elevati che siano almeno allo stesso livello degli standard dell'Unione Europea. Per finire sulla politica agricola, questo è quello che chiediamo alla politica commerciale dal punto di vista del riequilibrio e del contributo alla transizione sostenibile. Se passiamo alla slide successiva, possiamo ricordare che la nuova PAC, così come è stata presentata e come dalla proposta della Commissione,
costituisce un'opportunità unica dal punto di vista della transizione ecologica attraverso la definizione dei piani strategici nazionali e regionali, e questo attraverso due fondamentali elementi. Uno è il cosiddetto targeting, quindi una migliore calibrazione degli strumenti rispetto alle esigenze reali del territorio, e l'altro attraverso un aumento dei benefici ambientali e climatici. In una situazione quale quella italiana e dell'agricoltura italiana, è lecito e giusto ricordare che le tematiche, le criticità maggiori su cui i piani strategici dovranno concentrare la loro attenzione sono l'esodo rurale e il ringiovenimento, in particolare nelle zone montane e collinose, la questione della digitalizzazione, una precondizione per l'applicazione della tecnologia dell'agricoltura di precisione a una fetta più ampia del territorio nazionale, una questione importantissima della redistribuzione dell'aiuto al reddito, c'è una possibilità che gli stati, in particolare l'Italia, possano redistribuire i pagamenti diretti in una misura più vicina alle aziende e alla viabilità delle aziende, e utilizzare lo strumento di cooperazione che è largamente utilizzato in vaste parti del territorio, ma che in altre parti del territorio, in particolare nel sud, non ha ancora quel tipo di presa che è auspicabile. Benefici ambientali e climatici bisogna ricordare le assolute priorità, in particolare in alcune zone del territorio italiano, attraverso la riduzione di emissioni e le eccedenze di nitrati, che devono assolutamente essere prese in considerazione in qualsiasi piano strategico. La riduzione dell'uso di antibiotici e pesticidi, l'Italia è uno dei paesi dell'Unione Europea con l'utilizzo più elevato di antibiotici e pesticidi rispetto alla media dell'Unione Europea. L'incremento dell'uso delle energie rinnovabili, la fetta dell'agricoltura sulle energie rinnovabili in Italia è ancora inferiore rispetto alla media europea, e il miglioramento dell'efficienza idrica, soprattutto alla luce delle problematiche del cambiamento climatico e degli stress idrici che provocano a livello nazionale e regionale. La ringrazio, grazie per l'opportunità, e se ci sono delle questioni ovviamente sono a disposizione. Grazie Giuseppe. Perfetto. Grazie Flavio, grazie della consueta chiarezza. Io a questo punto passo molto rapidamente la parola all'onorevole Gallinella, che so che ha i tempi molto stretti. Onorevole, io credo che tutte le tematiche poste da Flavio Coturni nell'ultima slide non debbano essere interpretate come diciamo con paura, con timore dal nostro sistema agroalimentare, ma rappresentino effettivamente uno stimolo ad affermare alcune caratteristiche e alcune inclinazioni che il sistema agroalimentare nazionale avrebbe, e che quindi un'eventuale svolta green anche, diciamo, delle politiche europee costituisca una forte opportunità per le nostre imprese per aumentare la propria competitività sul mercato nazionale. Questa è la posizione, non è la mia posizione personale, ma è la posizione della Fondazione, la posizione del Consiglio Nazionale della Green Economy. Ovviamente perché ciò avvenga c'è bisogno di politiche ferme, c'è bisogno, diciamo, di un sistema di incentivazione e di strumenti economici e non solo a supporto, e quindi questo è quello che vorremmo sapere da lei, come si sta muovendo in questa direzione il Parlamento. Buon pomeriggio a tutti, saluto, vi ringrazio dell'invito e saluto tutti gli importanti relatori che danno sicuramente stimoli. Ora io ho preso qualche appunto per essere quanto più sintetico, chiaro e meno noioso possibile, perché avete fatto riferimento anche l'amico De Castro al tema delle esportazioni. Beh, sicuramente il tema dei sussidi alle esportazioni e la loro fine nel passato hanno determinato anche il cambiamento dell'attuale politica agricola, no? Perché questo per dire che il mondo cambia, il mercato cambia, e quindi tutte poi le politiche, anche quelle agricole, si devono adattare a mercati diversi. Il Covid sicuramente ha evidenziato alcune questioni e anche in base a questa triste esperienza, per tanti aspetti dobbiamo rivedere tante scelte del futuro. Io per dirvi, in questo periodo si sente maggiore resilienza, maggiore autonomia
alimentare, che non è autarchia, cose che magari fino all'anno scorso nessuno ne parlava, o chi ne parlava erano solo pochi soggetti. Questo per dire che le cose cambiano. Vi volevo solo anche avvisare, visto che Paolo comunque ci tiene alla questione, il Senato ha chiuso la legge di delegazione europea, quindi abbiamo l'articolo 7 per la lotta alle pratiche sleali confermato, come ci abbiamo lavorato nel passato, e alla Camera non lo modificheremo, quindi non dovremmo avere sorprese. Questo per dire che ci teniamo alla filiera agroalimentare e vogliamo evitare anche distorsioni di questo tipo nei confronti di soggetti più piccoli. Il cambiamento è necessario, bisogna accompagnare il cambiamento, è inevitabile. Le scelte che ha fatto il Parlamento sono evidentemente più green rispetto a quello del Consiglio dell'Agricoltura, rispetto alla proposta di Hogan. Chiaramente poi uno può essere non contento di alcuni aspetti, però devi vedere da dove parti e dove arrivi. E non è che chiunque di noi ha la verità in tasca. Ci sono 27 paesi, 27 agricolture, 27 modi di fare diversi, e ovviamente noi come italiani vogliamo difendere il nostro sistema. Certo è che in tutte le sfide politiche te vuoi 100, ma difficilmente lo ottieni. Io credo che sia un buon punto di partenza. Adesso ci saranno diversi mesi, non so se forse un anno di triloghi, per chiudere la partita della PAC. Noi come Commissione Agricoltura, entro subito nel tema, appena avremo il testo definitivo, perché gli uffici stanno lavorando per avere appunto un testo, diciamo, a fronte dei vari cambiamenti, ci esprimeremo per dare un contributo anche ad alcune questioni che noi magari vediamo più da vicino rispetto a chi lavora a un livello istituzionale più alto. Il tema comunque, che è stato oggetto anche di un'audizione di oggi in commissione, perché noi stiamo portando avanti anche le comunicazioni sulla strategia dalla farm to fork, no? Che è oggetto tra l'altro anche del vostro convegno, e c'è un tema sicuramente importante che dovremmo affrontare. Il consumatore oggi, che è un elettore, ha deciso di dare un certo indirizzo alla politica. Però ovviamente gli elettori agricoltori sono una percentuale molto inferiore degli elettori consumatori. Questo per dire che uno ha determinate sensibilità su un certo modello che poi talvolta si contrastano con la dura realtà del mondo agricolo. La politica deve essere brava, diciamo, a mediare le diversità che sono evidenti. Magari chi è in città immagina che puoi fare l'agricoltura senza fitosanitari, senza farmaci veterinari. Guarda che se non curi un animale è tortura, cioè, capiamoci, anche sotto certi aspetti, lo lasci morire di una polmonite, per esempio. Un altro discorso è monitorare l'utilizzo e farne un buon uso. Noi abbiamo taluni strumenti di controllo, sono partito dalla zootecnia perché è intenzione, ma è stato già votato un emendamento al decreto rilancio per istituire un sistema di qualità nazionale della zootecnia. C'è già un decreto che parla di acquacoltura sostenibile, quindi c'è questa direzione, in modo tale che come paese possiamo timbrare qualcosa in maniera univoca sotto il cappello della sostenibilità. La PAC sarà un percorso importante, è stato detto da Paolo, chiaramente c'è un impianto importante che stravolge sicuramente il passato, al di là delle percentuali di green non meno, che poi le vediamo anche come monitorarle, perché poi ci sarà un problema anche tecnico, magari ci sono degli anni di assestamento, perché lo dobbiamo dire, ci sono regioni che monitorano per esempio l'acqua, gli inquinanti sulle acque, e altre regioni che non monitorano niente. Poi come faremo a monitorare gli obiettivi della PAC? Facciamo scaricare le colpe su una regione che non fa nulla rispetto ad altre che fanno? Quindi poi ci sono dei problemi operativi che dovremmo sicuramente risolvere, però l'idea di avere un impianto nazionale come strategia di paese è sicuramente innovativa. La nostra Costituzione ha delegato alle regioni questa scelta, nel passato era così, era più una mera burocrazia, oggi dobbiamo raggiungere delle performance. Misurare le performance in un paese come il nostro potrà creare qualche problema, e noi dobbiamo essere bravi a rendere meno burocratica possibile questo passaggio e fare in modo che gli agricoltori che vogliono fare questo cambiamento gli sia data la possibilità, sia con gli strumenti del primo pilastro, ma prevalentemente con gli strumenti del secondo pilastro. L'idea di fare un tavolo di concertazione per i PSR sarà fondamentale. Ci sono risorse aggiuntive derivate dalla crisi, ci sono dei piani strategici che mirano a degli obiettivi che in qualche modo possono sovrapporsi su questo, e questa è la strada che vogliamo, che dobbiamo, diciamo, percorrere. Io voglio chiudere il ragionamento su una questione. Noi abbiamo tante agricolture in Italia, non c'è una sola agricoltura.
ci sono tante diversità, abbiamo una ricchissima biodiversità, abbiamo tantissimi attori agricoli rispetto agli altri paesi europei, quindi fare delle scelte è senz'altro più complicato, abbiamo una grande frammentazione che da un lato tanti colori ma anche una forte debolezza, e vediamo che l'efficienza del contributo, perché io lo dico a chi ci ascolta, chi è agricoltore magari non ci pensa, ma i contributi che prende le prende dal cittadino che non è nemmeno agricoltore, no? Quindi qualche cosa a lui gli dobbiamo come impegno, questo è evidente. E quanto impatta il sussidio pubblico sull'agricoltura? Beh, abbiamo una bella forbice in Italia, perché abbiamo situazioni dove impatta il 10% del reddito, altre situazioni che impatta sopra il 60% del reddito. Quindi c'è qualcosa di distorto, vuol dire che da qualche parte senza sussidio non si vive, in altre parti, anche se ti manca il sussidio, comunque si riesce a sopravvivere. La crisi accentuerà o accentuato in qualche caso, adesso i dati aggiornati non li ho, questa situazione, noi dobbiamo fare in modo che questo gap sparisca, che il contributo sia fatto per migliorarti e non per sopravvivere, perché se no non andiamo da nessuna parte. Però per qualsiasi cosa la Commissione nei prossimi mesi lavorerà a fianco dei parlamentari europei, li audiremo, ci confronteremo anche su misure di carattere un pochetto più tecnico operativo, perché noi dobbiamo fare in modo che tra 2 anni vada tutto liscio. Nel passato la partenza della PAC è stata sicuramente faticosa per motivi burocratici, non ce lo dimentichiamo. Oggi trasformare poi in pratica, in domande rapide, la nuova politica agricola è più complicato. Abbiamo tanto smart working, abbiamo carenza di personale, quindi c'è anche l'aspetto organizzativo che io non lo sottovaluto, perché poi quando l'agricoltore mi chiama è perché ha dei problemi operativi a fare domande piuttosto che avere i soldi in tempo reale, per non parlare del cablaggio dell'agricoltura 4.0 dove in alcune zone non arriva internet. Quindi bella, diciamo, la teoria, va benissimo, però a livello proprio terra-terra ci sono persone che non hanno internet in campo, insomma, questo per dire. Quindi alla fine dobbiamo contemporare la realtà con l'obiettivo, e su questo c'è da fare un gran lavoro. Perfetto, onorevole, la ringrazio per il contributo, che è sicuramente stimolante, e anche per la puntualità, per la precisione. Quindi noi abbiamo esaurito con l'onorevole Gallinella in qualche modo i contributi del settore pubblico, per così dire, della politica, e diamo la parola alle imprese. Iniziamo con 2 imprese che costituiscono sicuramente un'eccellenza del nostro settore agroalimentare. Iniziamo con Illy, quindi con il dottor Brussa, e noi vorremmo sapere, voi siete molto impegnati sul tema della sostenibilità, avete iniziato, diciamo, un percorso particolarmente ambizioso anche riguardo ad alcuni temi specifici come l'arricchimento di carbonio nel suolo. Quindi siete un'azienda che si confronta soprattutto con il mercato internazionale, e da lei, Brussa, quindi vorremmo sapere come pensate di collocarvi all'interno, diciamo, di questo scenario che in un qualche modo sta cambiando effettivamente non solo in Europa ma un po' in tutto il mondo, con l'Europa che si candida a essere leader, diciamo, di questa transizione per quanto riguarda almeno il settore dell'agricoltura. Grazie, buon pomeriggio, ringrazio per l'invito la Fondazione, e cercherò brevemente di spiegarvi il nostro lungo percorso, perché sebbene quest'anno siamo riusciti a diventare una benefit corporation a marzo, il nostro percorso inizia proprio principalmente sull'agricoltura. Velocemente, Illy Caffè è un'azienda che ha quasi, diciamo, 90, ho superato i 90 anni, siamo presenti in tutto il mondo, e oggi come oggi proprio la globalità che ci porta a confrontarci con moltissime tensioni, soprattutto a livello dei nostri consumatori. Siamo una stakeholder company, cioè una piramide rovesciata negli interessi, dove i consumatori e i clienti sono all'apice della piramide rispetto ad altre aziende. Questo ci ha permesso nel tempo di prenderci la nostra responsabilità nel risolvere principalmente parecchie problematiche, soprattutto da un punto di vista anche sull'agricoltura. Innanzitutto, l'impegno per la qualità. Illy Caffè ha un unico blend che vende in tutto il mondo, quindi non abbiamo qualità A o qualità B, abbiamo un unico blend che deve essere
costantemente composto per ottenere un'unica qualità. Questa qualità dove siamo andati a cercarla? Siamo andati a cercarla direttamente presso i produttori. Fate conto che scorrendo vedrete delle foto, la produzione del caffè è una produzione, come la definiamo noi, atomizzata, cioè ci sono piccoli produttori da un sacco o il piccolo produttore brasiliano che gestisce $1 milione, o i grandi produttori che producono più del caffè che Kalili Caffè usa in un anno. In questo contesto, quindi, la prima cosa che abbiamo voluto cercare è capire come andare a cercare un caffè di qualità, e ci siamo anche resi conto che un caffè, per essere di qualità, per essere eccellente, deve essere anche sostenibile. E soprattutto nella ricerca della qualità abbiamo introdotto su questo territorio, sui vari territori, proprio un circolo virtuoso, proprio per creare valore direttamente presso i portatori di interesse, che in questo caso specifico sono i coltivatori nei paesi produttori. Calcolate che noi oggi stiamo comprando caffè da 20 paesi al mondo con cui stiamo costantemente tenendo questi rapporti. Abbiamo definito 4 pilastri: selezionare e motivare i coltivatori, cioè andare direttamente dove il prodotto si coltiva. Trasferire la conoscenza, perché correttamente, come diceva prima Gallinella, non esiste internet, siamo allo 0.4, all'agricoltura 0.4, anche e soprattutto nei paesi produttori. Solamente le grandi città hanno, diciamo, la connessione, quindi di conseguenza purtroppo siamo dovuti andare noi di persona a fare i sopralluoghi, poi vedrete alcuni dati. Quindi il trasferimento di conoscenza è stato fatto proprio perché ci siamo resi conto che molte dell'agricoltura veniva fatto perché il nonno faceva in quella maniera, ovviamente con grossi errori anche da un punto di vista non solo sulla qualità di prodotto, ma anche sulla terra stessa, sull'abuso e male uso dei fertilizzanti piuttosto che dei pesticidi. Abbiamo deciso gli acquisti diretti, quindi di conseguenza andare direttamente a portare valore a chi produce, e questo ha, diciamo, tolto tutta una serie di intermediari nella lunga filiera dell'acquisto del caffè. E poi alla fine, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, siamo riusciti a introdurre quella che è una comunità Illy. In questo contesto, abbiamo introdotto un premium price per il prodotto che acquistiamo, cioè chiediamo più qualità ma questo lo paghiamo mediamente un 20-30% di più del valore di mercato. Abbiamo introdotto dei premi proprio per motivare i coltivatori a essere loro attori e leader di questi miglioramenti, soprattutto sulla qualità sostenibile. Negli ultimi 5-6 anni la qualità è sempre stata abbinata alla sostenibilità. Abbiamo creato quella che è l'università del caffè produttori, quindi non solo dei baristi ma anche verso i produttori, e il Club Illy e il Circolo Illy sono le due piattaforme digitali su cui stiamo operando. In questo contesto, praticamente il caffè è uno strumento che permette in quelle zone rurali di portare soprattutto sviluppo sia di tipo economico che anche di tipo sociale, e nel contempo portare quello che Illy definisce un benessere e un piacere anche sulla salute dei consumatori, perché un caffè di qualità sicuramente farà anche molto, molto, diciamo, sarà molto meglio e sarà ben più apprezzato dai consumatori, non solo dal punto di vista organolettico, ma soprattutto da un punto di vista anche salutistico. E questo non ha fatto altro che creare un processo virtuoso sull'incremento nel dare valore al prodotto tramite la qualità, permettendo appunto una differenziazione di qualità, differenziazione della filiera e incrementare la sostenibilità. Questo è un ciclo virtuoso che nel tempo ci ha portato sostanzialmente ad incontrare in circa 9 anni più di 2.500 audit o coltivatori diretti tramite i nostri tecnici o i miei colleghi. Siamo riusciti a formare mediamente 1.000 persone all'anno, e in tutta questa ricerca dei progetti da mettere ovviamente a terra, siamo sempre alla ricerca di trovare i cosiddetti capi progetti, cioè persone che nel territorio porteranno avanti questi progetti, soprattutto anche coadiuvati dal fatto che ogni anno abbiamo un master che viene gestito all'interno tra l'Università di Trieste, l'Università di Udine e la Illy Caffè stessa, che sono dei master in Economics and Science of Coffee, dove questi tecnici formati, sono 6 mesi di studi, permetteranno di rendere agibile e trasferire il know-how a tutti i livelli. Questo sistema di fatto sta seguendo quelle che sono le normative, le linee guida delle ISO 26.000 e la ISO 20.400, quelle relativi agli acquisti sostenibili.
perché di fatto questa modalità qui poi addirittura siamo riusciti a farla asseverare da un ente di certificazione come DNVGL proprio per non essere solamente autoreferenziati. E questo è un modello in cui ci ha portato oggi a dire riusciamo a vendere un caffè di qualità che è anche sostenibile. Però questo non ci è bastato. Infatti nel 2019 Andrea Illi, proprio in prima persona, il nostro presidente, pone le basi per quella che viene definita la cosiddetta sosteniamo l'agricoltura integrata per preservare e migliorare la qualità e la sostenibilità nel caffè nel mondo. Definisce un programma che si chiama Virtus Agriculture, dove di fatti andiamo a selezionare, a promuovere a tutti i livelli, a livello appunto dei coltivatori del caffè, le tecniche più sostenibili. Esempio, la coltivazione del caffè sotto ombreggiatura, cosa che invece in passato invece spesso venivano tagliati gli alberi ad alto fusto e quindi permettendo una, diciamo, disidratazione del terreno non favorevole. La cosiddetta microirrigazione o irrigazione goccia a goccia che riduce la quantità di acqua e diventa molto più benefica per la pianta stessa, e con l'evoluzione ulteriore che stiamo portando con la fertirrigazione, sempre goccia a goccia, anche lì per ridurre le quantità di fertilizzanti e dare alla pianta esattamente quello che serve. Piuttosto che alla potatura, io la prima volta che ho assistito a una potatura sono rimasto, i coltivatori usavano il macete, cioè la lama da mezzo metro per potare le piante. Quando gli abbiamo portato le cesoie non sapevano nemmeno come si usassero. Questa invece è stata l'evoluzione, perché potare la pianta è rendere fondamentale per la produzione, sia per la resa che per evitare poi ovviamente i cali di perdita di resa in pianta, ma soprattutto della qualità del seme. Si stanno facendo delle selezioni anche sulle piante con le radici ovviamente più lunghe, più profonde, che permettono appunto di riuscire a assorbire meglio l'umidità dal terreno, perché di fatto la pianta, il caffè arabica, non ha una capacità molto estrattiva nel riuscire ad assorbire l'umidità, e tutto questo nell'ottica di rendere le coltivazioni sempre più resilienti e molto più produttive. Dottor Duce, ancora due minuti. Questi progetti non solo li portiamo avanti da soli, ma li portiamo avanti anche con delle iniziative a livello europeo, a livello internazionale. Quindi dalla ricerca di un caffè che doveva essere di qualità, la qualità poi ha avuto l'evoluzione in quella che è la sostenibilità, perché qualità e sostenibilità per noi non sono altro che le facce della stessa medaglia, ma la grande spinta che adesso invece ci porteremo a definire sarà quella anche della cosiddetta carbon neutralità, cioè quella in cui, dall'analisi che abbiamo fatto relativamente agli impatti ambientali, ci siamo resi conto che quasi 2/3 dell'impatto di un'azienda, come un'azienda che produce caffè, è dovuta essenzialmente alla coltivazione del caffè verde. Quindi adesso le nostre sfide, visto che l'obiettivo nostro è riuscire a essere carbon neutral per il nostro centenario, cioè al 2033, stiamo intraprendendo tutta una serie di processi, sia di rendicontazione che di a possibili applicazioni delle cosiddette tecniche ecosostenibili, pratiche agronomiche a più basso impatto, proprio per riuscire, pur mantenendo lo stesso livello qualitativo, a riuscire a ottenere una riduzione dell'impatto ambientale, soprattutto sulla coltivazione, per poi portare avanti nell'ambito industriale tutte le altre mitigazioni di cui possiamo rendere atto. Quindi un processo che ormai viene definito da parte nostra alla quarta onda: qualità, sostenibilità, le certificazioni e adesso la carbon neutralità. Questo è il percorso che ci sta portando avanti dal fine degli anni 90 ad oggi. E tutto questo viene fatto ovviamente lavorando mano nella mano con i diversi produttori che di anno in anno andiamo a incontrare. Quest'anno non siamo riusciti ad andare a incontrare di persona, ma siamo riusciti a fare lo stesso in via digitale delle sessioni di formazione specifiche. Penso che siamo rimasti... Ci sono qualche domanda sulla nostra soluzione. Perfetto, dottor Brussa, lei è stato perfettamente nei tempi, la ringrazio. Direi che appunto sostenibilità e qualità è una scelta che sicuramente ha pagato, visto, diciamo, che il mercato risponde positivamente. Sostenibilità e qualità è anche un po' il messaggio che caratterizza Mutti, che è un'azienda che conosciamo, Ugo Peruc in particolare, che invito, diciamo, adesso a intervenire e quindi ad accendere la camera, mi ha sempre detto in passato che appunto per Mutti è una
La sostenibilità, diciamo, è una componente essenziale della qualità, e che per questo loro non danno nemmeno così tanta visibilità all'interno dei loro canali di comunicazione, perché ritengono che un'azienda che si posizioni, che vuole posizionarsi, diciamo, su quei livelli di qualità, deve per forza essere caratterizzata anche da un elevato livello di sostenibilità. Ugo, però lascio a te la descrizione delle politiche di Mutti, e soprattutto, diciamo, come Mutti pensa di interagire, ripeto, con un percorso green che voi avete intrapreso da tempo, ma che adesso speriamo caratterizzi in maniera più incisiva e più massiva tutto il sistema agroalimentare nazionale. Bene, grazie dell'invito. Sono Ugo Perux, sono un agronomo e mi occupo dell'approvvigionamento dei nostri stabilimenti in Italia. Noi produciamo pomodoro italiano in Italia e mi sono un po' esercitato nella lettura dei documenti relativi a Farm to Fork e per rispondere un po' alla domanda che cosa cambia per le imprese come la nostra. Sicuramente nella lettura di questo documento ho visto una continuità rispetto a un disegno che proviene da moltissimi anni, di una maggiore attenzione rispetto ai problemi ambientali. E questo è qualcosa che, diciamo, trova noi molto favorevoli, ma penso che sia anche un po' nella logica del mondo produttivo agricolo, perché alla fine stiamo parlando. E il luogo di produzione coincide anche con il luogo dove abitano le persone, per cui c'è una grande sensibilità anche dal punto di vista ambientale. E quella che è la nostra esperienza, che è un'azienda, anche la nostra, piuttosto datata, 120 anni di attività, è quella di essere riusciti ad allineare la nostra filiera produttiva su obiettivi di qualità. E questa è una politica che è stata portata avanti con molta perseveranza da sempre, fa parte un po' del DNA dell'azienda, della famiglia che ancora oggi conduce l'azienda, ed è qualcosa che siamo riusciti a sintonizzare con i nostri fornitori. I nostri fornitori sanno che noi siamo molto severi per quanto riguarda la qualità del prodotto in accettazione, e sono anche consapevoli che a fronte di questa severità noi riconosciamo delle politiche di incentivo che vanno a premiare il discorso della qualità. Quindi per noi la qualità, una qualità distintiva del nostro prodotto, è il fondamento del nostro motivo di essere, il nostro motivo di essere marca. Abbiamo sempre pensato che in questa sorta di patto con i consumatori ci sia un impegno da parte nostra nell'essere adeguati con la nostra offerta, che non è solo, lasciatemi dire, un pomodoro di qualità superiore, ma deve essere anche tutto il resto, deve essere coerente, dal packaging che deve essere attrattivo, ma allo stesso tempo il più sostenibile possibile, riciclabile, ma anche il pallet e la fattura devono essere adeguati a questa politica di qualità. Se vogliamo essere eccellenza, non possiamo accontentarci solo di riempirci la bocca di queste parole, ma dobbiamo esserlo in tutto quello che facciamo. Devo dire che anche il prezzo deve essere coerente al posizionamento del prodotto, e la politica ambientale non può certamente essere da meno. Quindi la sensibilità rispetto a temi che sono nella nostra agenda da 20 anni, sicuramente. Noi siamo certificati per la produzione integrata da 20 anni a questa parte. Abbiamo un'iniziativa che si chiama Pomodorino d'Oro, dove celebriamo i migliori produttori, anche questa a 20 anni. Quindi tutto questo per dire che queste politiche devono avere un lungo respiro, devono avere una chiara visione strategica e devono avere un lungo respiro. Poi i tempi che richiedono magari saranno quelli che richiedono anche l'adesione e la partecipazione di tutti, perché non possiamo costringere nessuno a fare quello che non ritiene di dover fare. Però il nostro caso riteniamo che sia un caso di successo, nel senso che noi abbiamo scelto i nostri fornitori, ma anche i nostri fornitori hanno scelto di lavorare con noi perché hanno creduto nel progetto. E questo è stato in generale un beneficio per l'intero settore, perché diciamo che
se il player più importante del mercato ha una politica di questo tipo, aiuta tutto il mercato a migliorarsi. Sul fronte ambientale noi ci siamo trovati a lavorare già 10 anni fa con WWF, questo è un altro elemento direi abbastanza importante, perché quello di rapportarsi con i portatori di interesse, come può essere il nostro caso WWF, ma ci sono anche altre associazioni altrettanto valide, oppure lavorare con l'Accademia, con l'Istituto Sant'Anna di Pisa per fare una valutazione della sostenibilità dei nostri processi, sono elementi che ci hanno permesso di lavorare in piena trasparenza, di cogliere delle sfide reali e di lavorare, diciamo, nella direzione di cercare di restituire qualcosa all'ambiente. Sicuramente noi abbiamo goduto di esternalità positive del nostro ambiente, la sostanza organica che c'è nei terreni, la pulizia delle acque, la qualità dell'aria, sono elementi che sicuramente noi abbiamo incorporato nei nostri prodotti e i consumatori hanno potuto beneficiare. Ma allo stesso tempo abbiamo sempre sentito la necessità di dover restituire qualcosa all'ambiente, cercando di avere delle politiche attive. Le politiche attive consistono, faccio un brevissimo esempio, un brevissimo lista, perché il tempo non è moltissimo e l'interlocutore, diciamo, i relatori sono ancora parecchi. Abbiamo lavorato sulla produzione integrata, abbiamo cercato di modernizzare questo approccio sviluppando con l'Università Cattolica di Piacenza un sistema di supporto alle decisioni che mette a disposizione dei produttori la più avanzata tecnologia per la difesa delle colture, quindi abbiamo un sistema basato sul web che fornisce assistenza tecnica ai nostri produttori e fornisce l'accesso alle migliori tecnologie oggi disponibili. Abbiamo lavorato per ridurre l'impronta idrica della filiera del pomodoro, cercando di ottimizzare gli apporti d'acqua nel momento in cui si è diffusa l'irrigazione a goccia. Stiamo lavorando sulla biodiversità per restituire terreno alla natura, quindi abbiamo lavorato su questi tre fronti, questi sono tre esempi di impegni di Mutti nei confronti della sostenibilità. Credo che il produttore scelga il nostro prodotto per la sua qualità, credo che il consumatore si aspetti da una marca un'attenzione per la qualità ambientale, ma l'accetterebbe che ci fossero dei comportamenti non in linea con la qualità. Credo che i nostri prodotti dovrebbero comunicare meglio quello che in Italia si fa per la difesa dell'ambiente, perché è un percorso molto lungo quello che ha fatto il nostro sistema agroindustriale, il nostro sistema agricolo in questa direzione, e spesso mi trovo che veniamo azzerati perché quando arrivano gli altri ci dicono si riparte da capo, no? E quindi quello che abbiamo fatto per 20 anni, non 3 o 5 o 7, sembra che non conti poi così tanto, ma ha fatto molto piacere vedere l'Integrated Pest Management nel Farm to Fork, cose che noi facciamo da 20 anni. Questo non vuol dire che siamo arrivati. Sicuramente lo sforzo e l'energia che va messo nel tema ambientale, tenendo conto di quello che diceva anche il Presidente della Commissione Agricoltura, sicuramente l'agricoltura è sovvenzionata, per cui non solo come clienti, ma anche come, diciamo, contribuenti dobbiamo tener conto di quelle che sono le esigenze della popolazione. Credo che siano esigenze giuste alle quali gli agricoltori non fanno fatica ad aderire. Dobbiamo però rendere il tutto sostenibile dal punto di vista economico e sociale. Dico sociale perché ci troveremo nel 2021 a dover discutere di risorse che dovranno essere applicate o su una cosa o sull'altra, e quindi sarà importante che ci sia anche una sostenibilità sociale di queste misure. Consideriamo che noi oggi nel settore del pomodoro, è la cosa di cui posso parlare con, diciamo, un po' di esperienza, abbiamo il pomodoro più caro del pianeta, nonostante gli agricoltori lamentino che la redditività non è così buona. Quindi noi siamo in un paese che ha tutta una serie di problematiche di competitività, dal costo dell'energia al costo del personale, ai costi in generale che dobbiamo sostenere. Abbiamo il pomodoro più caro, quindi abbiamo tutta una serie di svantaggi. Questo sicuramente per noi
e di stimolo. Noi siamo una grande azienda, ma il settore del pomodoro esporta il 40% all'estero, quindi nelle difficoltà gli italiani sanno sempre un po' emergere, ed è quello che insomma ogni tanto ci consola per il futuro. Concludo dicendo che appunto sostenibilità ambientale sicuramente fondamentale, delle due forse abbiamo perso un po' di tempo, però dobbiamo perseguirla in un quadro di sostenibilità economica e sociale. Grazie per l'attenzione. Perfetto, perfetto Ugo, grazie anche a te per la puntualità. Quindi io a questo punto chiamo in causa il terzo dei nostri attori rappresentativi del mondo delle imprese, che è Pietro Campus, presidente di ICEA. Oggi sono andato sul vostro sito e voi vi presentate diciamo con una vision che diciamo va al di là del mero e del campo dell'agricoltura biologica, ma sostanzialmente dite che abbracciate un modello di economia sostenibile e solidale che ha come tra i valori cardinali il rispetto e la cura dell'ambiente, la salute, la giustizia, l'equità. Quindi in un certo qual modo Pietro sei la persona giusta per parlare di zootecnia, perché tu sei anche diciamo un allevatore, hai una tua impresa diciamo zootecnica e quindi sei la persona giusta per dirci come all'interno diciamo di questa cornice può evolvere il sistema della zootecnia nazionale. È stato spesso chiamato in causa negli ultimi tempi, soprattutto perché per i progressi che dovrebbe fare dal punto di vista delle sue prestazioni ambientali, in particolare diciamo per il contributo che la zootecnia nazionale dà alla fetta diciamo di emissioni di gas serra che provengono dal settore dell'agroalimentare italiano. Anche in questo caso pensiamo che la zootecnia italiana abbia più facce e che quindi si possa in un qualche modo giovare degli indirizzi di Farm to Fork. Dici tu che cosa ne pensi e dici quali possono essere gli scenari. Attiva Grazie. Il microfono e la telecamera. Grazie Giuseppe per avermi invitato. Sì, vengo, sono in Sardegna e la mia famiglia ha da sempre allevato animali allo stato brado e quindi con ampie superfici, laddove il benessere è familiare anche la mia infanzia e ha accompagnato tutti questi anni. E da sempre, da prima ancora del regolamento, io ho seguito i disciplinari privati e anche i lavori dell'Italia, italiani per i primi esperimenti della normativa. E in questo senso posso sicuramente dire che tanto è stato fatto nella ricerca di individuare la normativa che potesse meglio soddisfare le istanze di un mondo dei consumatori disponibili ad acquistare prodotti animali e loro derivati, ma a condizione che fossero rispettate tutta una serie di crismi, di paletti, a partire dalla coltivazione del terreno fino anche alle ultime fasi dell'ottenimento del prodotto animale e quindi poi la distribuzione. Volevo dire innanzitutto questo. Nella relazione che Giuseppe Dottor Sbodaro ha presentato, vediamo un'Italia che dovrebbe accogliere le strategie del Green Deal, della biodiversità, della tracciabilità, con una dimensione ben strutturata, 80.000 aziende che mantengono e continuano a crescere anche nell'ultimo anno di crisi, 2 milioni di ettari, quindi 18,8
1% della SAU italiana coltivata dall'agricoltura biologica. Eppure accade che gran parte di questo prodotto non entra nel mercato, non riesce a entrare nel mercato. Le aziende zootecniche, più di quelle agricole, lamentano tutta una serie di difficoltà che poi ora vediamo anche in... dirò quello che io penso. La zootecnia biologica è la sintesi probabilmente del combinato delle strategie della tracciabilità e della biodiversità, perché oltre ad essere appunto un metodo di produzione certificato e quindi incentrato, focalizzato sulla rintracciabilità di tutto il ciclo produttivo, quindi nella raccolta delle evidenze di conformità per poter essere certificato, è una scelta impegnativa. Un impegno che l'allevatore prende a favore della tutela dell'ambiente, della biodiversità e soprattutto con un approccio alle condizioni di vita degli animali che richiede una particolare cura, un particolare impegno. Un particolare impegno che viene sempre segnalato laddove poi le malattie degli animali ci vengono riportati dei miti con la paura di residui, di farmaci contaminanti, antibiotici. E da un altro invece alcune pratiche che mal sono sopportate, mal sono digerite da chi comunque ama il mondo animale e intravede chi ne fa un mestiere, chi ne fa una questione economica, un eccessivo sfruttamento. Non sempre è ben comunicato, né tantomeno ben capito, che il primo principio della zootecnia biologica è il legame funzionale con la terra, ovvero non può esistere un allevamento che non abbia un legame funzionale con la terra. E questo è legato con tutta una serie di parametri e di indici che permettono di verificare la conformità e quindi il rispetto del regolamento. Ma in particolare sul benessere che io vorrei incentrare la nostra attenzione oggi. Perché quando noi parliamo di benessere, prima ancora di andare a verificare le esigenze degli animali, ne discende un principio che è largamente dimostrato anche scientificamente, ovvero che un buon prodotto non può che derivare da un animale in buona salute, che è in grado quindi di garantire delle adeguate prestazioni per un ritorno economico di un prodotto che poi andrà in lavorazione. Quindi l'obiettivo principale del mantenimento del benessere è prima di tutto dell'allevatore. Ora che poi possa esserci una necessità di ulteriori studi e attività di formazione anche di quanti se ne occupano, è un fatto di cui bisogna sicuramente prenderne atto, così come del fatto che gli investimenti, gli indirizzi che negli anni le varie misure hanno incentrato nelle nostre realtà, che hanno una diversificazione, accennava l'onorevole Gallinella, a una frammentazione e una diversificazione che è sicuramente una fonte di ricchezza ma anche di debolezza, laddove in Italia abbiamo qualcosa come 70 modelli di allevamento, dal più intensivo a quello più estensivo. Per cui abbiamo a che fare con una riconversione che non è tanto una riconversione come quella prevista dal regolamento, ma qualche volta è una conversione dell'imprenditore agricolo che deve fare i conti qualche volta con delle razze e con un'impostazione aziendale che per essere convertiti hanno bisogno di obiettivi di medio termine, perché significano investimenti importanti laddove effettivamente l'orientamento è quello dell'adeguata scelta di una razza, l'adeguata scelta di un'alimentazione che non può che venire dall'azienda stessa o dal suo comprensorio, tutti gli aspetti delle tecniche di allevamento legati alla produzione e alla riproduzione degli animali,
i maggiori costi derivanti dalla necessità di aree di pascolo, di aree minime, superfici minime per la stabulazione, per il confinamento, fino anche alla profilassi e cure sanitarie che necessitano ancora di maggiori costi. Ora cosa accade? Veniamo quindi alla domanda. La domanda è cosa accade alle aziende agricole zootecniche nel panorama del Green Deal e in concomitanza tra un nuovo regolamento comunitario che dovrebbe normare ancora più nel dettaglio il sistema di certificazione e quindi garantire una maggior fiducia dei consumatori, permettere l'accesso alla certificazione anche dei piccoli produttori. E allo stesso tempo attendiamo anche una legge quadro italiana che nel 2018 ha permesso di intervenuta nell'ambito della certificazione, ma vi è una urgenza infinita di normare meglio il settore e, se vogliamo, anche il ruolo dell'imprenditore agricolo. E cioè ci si attende un riconoscimento del ruolo ambientale e sociale che l'operatore agricolo che si impegna nell'agricoltura biologica svolge. Dietro due minuti. Sì, vado proprio in chiusura. Ora io quello che penso è questo. Noi assistiamo a una evoluzione nella normativa e siamo in attesa della declinazione, delle traduzioni degli obiettivi da parte della comunità europea che verranno poi tradotti anche nei piani di sviluppo regionali. Però accade, io credo, che se gli impegni, gli sforzi che gli imprenditori agricoli, mi riferisco alla zootecnia perché questo è il tema, debbono compiere, è necessario in un'ottica di medio termine che questi vengano meglio comunicati, e cioè e attraverso una miglior, più definita, più integrata attività di comunicazione, di formazione, educazione ambientale, si riesca a capire meglio e quindi apprezzare, riconoscere che cosa, quei principi e quei valori di cui facevi riferimento tu Giuseppe, di equità, di giustizia, di cura, di rispetto, che il prodotto certificato biologico porta con sé ed è il motivo per il quale il consumatore andrebbe a comprarlo. E questo è una comunicazione, un patto, uno scambio, una solidarietà. Io credo questo sia il senso. Grazie. Perfetto, grazie a te Pietro. Abbiamo un po' di ritardo. Io passo quindi la parola alle associazioni del Consiglio Nazionale della Green Economy. Chiedo agli ultimi tre relatori di stare possibilmente entro i 5 minuti che avevamo concordato inizialmente. Francesco Ciancaleoni di Coldiretti, abbiamo parlato di Farm to Fork, abbiamo detto che dà e offre tante opportunità. È anche vero che ci sono delle altre normative, come ad esempio diciamo la legge sul clima, che in un qualche modo chiedono all'agricoltura di fare uno sforzo in campo ambientale rispetto alle proprie prestazioni, proprio per riuscire a cogliere queste opportunità. In particolare, diciamo, rispetto alle riduzioni delle emissioni climalteranti e a un utilizzo migliore del suolo come contenitore di carbonio. Ovviamente ti do questo spunto perché so che Coldiretti su questo ha un avanzato livello di elaborazione, comunque insomma è un tema caldo nelle politiche della vostra associazione. Ti chiedo quindi di attivare il microfono innanzitutto e di rispettare possibilmente i tempi. Grazie. Sì, grazie Giuseppe, non so se mi sentite già. Dammi un segnale, ok. Sì, sta a me, diciamo così, cercare di ricordare, sottolineare l'importanza del settore agroforestale sia nell'ambito della green economy ma anche in quello più esteso delle strategie climatiche e anche in quello della bioeconomia e nell'economia circolare, senza dimenticare diciamo quella importanza strategica che si è evidenziata recentemente a causa dell'epidemia del Covid per quanto riguarda appunto la specificità del settore nel poter assicurare la sicurezza alimentare.
È chiaro che, come ben descritto nel documento che abbiamo elaborato insieme, abbiamo proposto dal Consiglio Nazionale di Economy, su quali sono le opportunità da cogliere con il Green Deal, il settore agricolo ne abbia parecchie, e probabilmente una delle più importanti è sicuramente quella di un ulteriore rafforzamento di un rapporto di fiducia con il consumatore, una fiducia basata anche sulla corretta informazione, anche quindi su delle modalità, su delle capacità di informazione, se si vuole collegare, diciamo, il beneficio di una competitività sempre più declinata dagli elementi di sostenibilità ambientale e climatica dei processi di produzione. Questa direzione sembra pienamente compatibile e coerente con gli indirizzi del Green Deal e soprattutto con la citata da te strategia Farm to Fork, che ci chiama in causa con tutta una serie di obiettivi, ma anche di opportunità, rispetto alle quali troviamo sottolineati molti aspetti del nostro interesse. E così faccio un po' di polemica, c'è dell'aspettativa dal mondo dei consumatori e degli ambientalisti, c'è delle grosse aspettative anche dal mondo della produzione agricola. Uno dei tanti argomenti orizzontali di interesse è quello, ad esempio, della prossimità, sia per le valenze ambientali che per quelle economiche, sulla base della possibilità di accorciamento della filiera. Ora scendo un pochino più sul dettaglio rispetto alla tua sollecitazione, perché vorrei sostanzialmente toccare due punti nel mio intervento, per quanto riguarda ad esempio lo sforzo necessario per il settore agricolo per il raggiungimento di alcuni obiettivi. Faccio riferimento, come tu mi hai sollecitato, ad esempio a quelli di neutralità climatica, che fanno riferimento alla legge climatica europea, sempre più stringenti. Adesso addirittura si parla di 60% di riduzione delle emissioni, non ben delineato come distribuito fra settori, al 2030, quando noi siamo non abbiamo attuato gli obiettivi che dovevano interessare il settore agricolo con un regolamento uscito nel 2018, che comunque era basato su meno 33% per una serie di settori denominati tra quelli non grandi emettitori, ma adesso non scenderei nel dettaglio, per dire che questo sforzo non può non far ragionare su alcuni aspetti. Intanto il primo è, io intendo sottolineare le peculiarità specifiche del settore agroforestale, sia per quanto riguarda, perché è un settore che non può essere considerato al pari di altri settori, questo lo dicono sempre i nostri incontri tecnici, questo sia per la particolare vulnerabilità ai cambiamenti climatici, ma soprattutto in chiave positiva rispetto alle enormi potenzialità in termini di mitigazione climatica, quindi produzione di fonti rinnovabili di energia e assorbimento di carbonio, su cui tornerò alla fine dell'intervento. Ora, gli sforzi richiesti, mi aprono uno spunto, gli sforzi così enunciati nella discussione sulla legge climatica europea, e su questo non ripeto quanto già detto sulla PAC, che sostanzialmente però il concetto è lo stesso, no? Cioè, se non sono accompagnati da una adeguata analisi di impatto socio-economico, rischiano di comportare di enormi rischi di tenuta del settore agricolo. E questo io rilancio, probabilmente se si tiene conto di quegli obiettivi, è chiaro che non solo siamo assolutamente d'accordo che la PAC debba operare in coerenza strategica con gli obiettivi di sostenibilità climatica, ma soprattutto siamo in condizioni di poter considerare le dotazioni finanziarie della PAC insufficienti, perché ad un aumentare degli obiettivi, a un rilancio continuo sugli obiettivi, a un aumento continuo della richiesta di migliori performance, richiama automaticamente una richiesta di maggiori risorse. La PAC probabilmente comincia a stare stretta rispetto agli obiettivi della legge climatica europea. È una sollecitazione. Per quanto riguarda Francesco, un minuto. Grazie. Impatti emissivi del settore agricolo. Io vorrei sottolineare ancora in questa occasione l'attenzione che hanno gli agricoltori nei confronti del miglioramento delle performance in generale, ma anche sottolineare che oltre a vincoli e richieste di nuovi investimenti per adeguare dotazioni strutturali che sono già fanno già parte della competitività del settore dell'agricoltura europea, servono anche altre misure, altri sostegni di accompagnamento. Altrimenti
si rischia di compromettere il concetto di giusta transizione. Nel valorizzare il ruolo agricolo del settore della bioeconomia, ad esempio dell'economia circolare, come ampiamente presente nel documento, si deve anche parlare, questa è un'altra provocazione, di quello che è il ruolo positivo della zootecnia nell'apporto di sostanze organiche rispetto ad una costante frequente criminalizzazione del settore. E quando si parla di zootecnia si parla di apporto di sostanza organica, si parla di biologico, si parla di biogas, si parla di biometano, si parla di gestato equiparato e si parla probabilmente anche di suolo, quindi di quella centralità nella tutela del suolo che poi investe anche gli aspetti che riguardano il consumo di suolo, quindi la fonte di pressione che riguardano il consumo di suolo e anche conseguenze di una magari eccessiva mancanza di attenzione nelle politiche energetiche. È un riferimento esplicito alla diffusione del fotovoltaico a terra. Chiudo l'argomento con il carbonio, che invece secondo me particolarmente importante, qui ci viene il soccorso. Francesco, rapidamente perché abbiamo tempi purtroppo. Però il punto finale lo lascio, diciamo, il più importante, è contenuto nella strategia Farm to Fork, un'enunciazione diretta della Commissione di mettere a punto strumenti adeguati per la contabilizzazione e per la valorizzazione degli assorbimenti di carbonio, è un elemento che nella politica europea nazionale è totalmente assente. Non ci sono strumenti di sostegno in questo senso, i crediti di carbonio non possono essere attualmente valorizzati in nessun modo, quindi manca una misura di promozione di questo aspetto, e quindi nella Farm to Fork, nel voler attendersi dall'agricoltura certe performance, bisogna anche dargli degli strumenti. Quello della valorizzazione dei crediti di carbonio o comunque della possibilità di compensare emissioni e assorbimenti è un elemento centrale se vogliamo pensare ad una prospettiva percorribile del settore agroforestale nelle strategie climatiche e di bioeconomia. Grazie mille Francesco, grazie a te, ti chiedo scusa insomma per i miei solleciti. Alessandra De Santis, responsabile degli affari europei per la CIA. Alessandra, accendi il microfono. Diverse spunti, diverse indicazioni che sono stati anche cavalli di battaglia, che sono cavalli di battaglia della vostra associazione, ad esempio quello dato da Pietro Campus per il riconoscimento del ruolo che gli agricoltori hanno nel mantenimento e nella fornitura di servizi ecosistemici. Pensi, diciamo, che questo aspetto sia adeguatamente possa essere adeguatamente valorizzato all'interno della nuova PAC? Che cosa ti aspetti alla nuova PAC per le imprese della vostra associazione? Vai Alessandra, non so se hai acceso il microfono, non ti vedo. Ti vedo ma non ti sento io, non so perché. Va bene, allora facciamo così. Io passo la parola a Cristina Tinelli di Confagricoltura, alla quale chiedo anche lei di accendere il microfono, di fare il suo intervento. Ti sentiamo forte e chiaro, bene. Di stare nei 5 minuti. Va bene. Ugo Peruc ha detto una cosa che ho sentito dire spesso da Confagricoltura: la sostenibilità c'è se gli agricoltori rimangono in campo. Certo. Confermo. Ma grazie, intendo, grazie per l'invito. Sarò brevissima, in effetti hanno i relatori che mi hanno preceduto hanno analizzato in modo concreto e corretto quelle che sono le strategie inserite nella Farm to Fork. A noi non fa paura la Farm to Fork, dobbiamo dirlo, però la Farm to Fork deve portarci nel futuro, non deve portarci nel passato. Questo secondo me è una delle sfide che dobbiamo affrontare. Le sfide che l'agricoltura in questo momento si troverà davanti, si dovrà ad affrontare, saranno una sfida legata all'efficienza, alla resilienza, alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Quindi in questo senso abbiamo bisogno di tecnologie e abbiamo bisogno di infrastrutture. Sicuramente la Farm to Fork, come ha già detto in modo chiaro l'onorevole De Castro, è una roadmap. È una roadmap però che già segna delle milestone e in cui secondo noi mancano alcune parole chiave.
manca un riferimento concreto alla scienza, se non quando si parla delle nuove tecnologie di selezione vegetale, che noi assolutamente riteniamo indispensabili per diminuire l'utilizzo dei pesticidi, e manca un riferimento più concreto al reddito degli agricoltori, e manca in ogni caso un riferimento alla reciprocità. Ci troviamo quindi ad affrontare uno scenario globale senza però una grande coerenza tra gli attori europei che in questo momento stanno discutendo della Farm to Fork. Probabilmente chi ha avuto una risposta più coerente, ma anche perché ha avuto più tempo per poter elaborare questa strategia, è stato il Consiglio. Il Consiglio, come sempre, il Consiglio dei Ministri europei cerca di trovare una posizione di mediazione tra quelle che sono le esigenze da una parte del Parlamento e le proposte della Commissione. Nelle sue conclusioni il Consiglio parla in modo chiaro di coerenza. La Farm to Fork deve entrare in modo coerente nella strategia agricola, quindi agricola ambientale, per cui la Farm to Fork deve essere coerente con la PAC, deve essere coerente con la politica della pesca, deve essere coerente anche con la politica del commercio e deve essere anche coerente con la politica della biodiversità. Quindi quello che manca in questo momento è una visione globale per riuscire a capire come la Farm to Fork riuscirà ad entrare in modo coerente, ad inserirsi nelle politiche che già esistono all'interno dell'Unione Europea. Non possiamo noi da una parte chiedere di mettere un meccanismo di bilanciamento del carbonio alle frontiere e contemporaneamente chiedere la firma del Mercosur, criticare Bolsonaro perché fa la deforestazione e poi chiedere invece la firma di un accordo del Mercosur. Quindi in questo senso probabilmente la pubblicazione della Farm to Fork è stata anche intempestiva, perché è stata fatta durante un periodo in cui eravamo in piena pandemia, nonostante le varie richieste che sono state inviate alla Commissione europea, non solo da parte di noi associazioni, ma anche da parte dell'Europarlamento, la Commissione europea ha voluto continuare e in questo senso si è creato anche una specie di, legandomi anche al voto che c'è stato la settimana scorsa all'Europarlamento, di cui ha già parlato l'onorevole Castro, penso sia importante dire che il mondo agricolo è stato visto come il mondo dei cattivi, e questo non è vero. Insomma, come diceva prima il responsabile di Mutti, noi agricoltori abbiamo già fatto tanti passi avanti. Noi agricoltori dobbiamo parlare di più e dobbiamo dire quello che già stiamo facendo. Non abbiamo paura della Farm to Fork, perché già, come diceva anche il collega di Coldiretti, abbiamo altre regole che comunque ci vincolano dal punto di vista produttivo. Non abbiamo paura della Farm to Fork, soprattutto in Italia, perché siamo il paese che di più ha diminuito l'uso dei pesticidi. Per cui quello di cui abbiamo bisogno in questo momento è intanto di solidarietà, e anche perché stiamo subendo una serie di attacchi di questo movimento di agribashing. Se voi foste stati qui la settimana scorsa davanti all'Europarlamento, c'erano le associazioni ambientaliste che hanno insultato i nostri europarlamentari, e questo non è bello. Secondo noi, dal punto di vista proprio dell'immagine, dobbiamo essere coesi e soprattutto dobbiamo dare delle risposte scientifiche, perché in questo senso noi siamo spesso soggetti quando si parla di consumatori, quando si parla di consumi, quando si parla di malattie, entriamo spesso nell'emozionale, nell'emotivo. Invece, se noi riusciamo a parlare alla gente in modo corretto, in modo scientifico, riusciamo a far capire bene quello che stiamo facendo e dove vogliamo andare. Quindi penso in questo senso che dobbiamo lanciare un appello di unione e di solidarietà. Dobbiamo dimostrare quello che facciamo, non siamo i cattivi, lo ribadisco, siamo quelli che tengono alle proprie risorse. Senza terreni e senza animali noi non andiamo da nessuna parte, per cui penso che sia importante, soprattutto in consessi come questo, che riusciamo a dialogare in modo corretto tutti insieme per arrivare ad un obiettivo comune. Basta, penso che il mio tempo sia finito, non so, avrei ancora tanto da dire, però insomma adesso ormai siamo alla fine, non grazie, so se Cristina. Sia il caso. Purtroppo no, però diciamo ci saranno altri appuntamenti organizzati dalla Fondazione, certamente, in cui vi inviteremo.
Alessandra, credo che tu sia stata contattata telefonicamente dalla regia. Direi che mi pare che ti sentiamo adesso, quindi non so. Ah, mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro. Perfetto. Vai, 5 minuti. Perfetto, grazie. Chiedo scusa per l'inconveniente tecnico. Grazie per questa opportunità. Vorrei fare un ragionamento, ecco, abbastanza ampio, perché oggi sono state toccate molte questioni, diciamo così, particolari. Intanto voglio dire che è bene, quando si parla di questi temi, guardare a una visione globale di quello che la Commissione ha proposto, cioè di tutto il Green Deal, quando si parla di sistema agroalimentare, perché tendiamo a concentrarci sostanzialmente sempre sulla strategia Farm to Fork, ma in realtà tutto il pacchetto Green Deal avrà un impatto sulla rivoluzione, o meglio evoluzione, del sistema produttivo e del sistema agroalimentare europeo e quindi italiano. Si parla di strategia della biodiversità, ma non ci scordiamo appunto la legge sul clima che è stata citata prima, la strategia del metano addirittura, che la Commissione ha proposto, ha presentato già la settimana scorsa, e la strategia sulle foreste. Questo per dire che comunque sarà appunto ci sarà un'evoluzione importante nei prossimi anni, che noi come CEI agricoltori italiani vogliamo vedere come una opportunità, sostanzialmente un'opportunità per gli agricoltori e per fare in modo che sia riconosciuto quello che già gli agricoltori stanno facendo e hanno sempre fatto negli anni. Diciamo, anche gli esempi che abbiamo sentito oggi hanno evidenziato quello che è il processo di evoluzione che negli anni è stato fatto da parte di tutta la filiera, ma in particolare proprio a partire dalla produzione agricola. Il nostro auspicio è che la riforma della PAC, che a nostro avviso comunque gli accordi che sono stati raggiunti la scorsa settimana, diciamo nelle settimane scorse, sia dal Consiglio che dal Parlamento, possono in qualche maniera subire delle evoluzioni ancora migliori, dei cambiamenti ancora migliori, ma comunque sono già una buona base di partenza e tengono in considerazione gli obiettivi che si sta ponendo l'Europa, verso un'Europa appunto sempre più verde e anche digitale, non ci scordiamo. Quindi sono un buon punto di partenza. Noi crediamo che la parte agricola deve essere aiutata in questa fase di transizione continua, che con questa richiesta che gli viene fatta di impegnarsi ancora di più nell'ambito della sostenibilità. Crediamo che sia importante parlare di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Non ci scordiamo che se noi perdiamo gli agricoltori, perdiamo anche la vivacità, la popolazione delle aree rurali, cosa che non ci possiamo permettere, soprattutto come paese Italia. In questo periodo anche di Covid, soprattutto, abbiamo riscoperto in qualche maniera positivamente sempre di più il ruolo anche dell'agricoltura delle aree rurali, e quindi noi vogliamo cogliere questa opportunità in questo senso. Crediamo che siano assolutamente necessarie delle valutazioni di impatto rispetto a questi obiettivi così strategici che si pone, e ambiziosi, che si pone la Commissione. Vorremmo che in queste valutazioni di impatto sia fortemente coinvolta anche la DG Agricoltura. Ultime notizie fanno credere che questo non sarà, e questo ci preoccupa, perché l'agricoltura sarà la prima a subire degli impatti, e quindi la valutazione di impatto sul settore agricolo sarà prioritaria. Ad esempio, è impossibile non fare una valutazione di impatto su quella che sarà l'evoluzione anche del sistema biologico rispetto agli obiettivi che si pone la Commissione. Tra l'altro, non solo da un punto di vista di produzione, ma anche da un punto di vista di consumatori. Noi dobbiamo anche essere in grado di rendere il consumatore, di mettere il consumatore nelle condizioni di poter acquistare questo prodotto, che avrà sempre di più un valore di sostenibilità intesa nei tre aspetti che ho citato prima. Alessandra, un minuto. Quindi questo per dire che vogliamo cogliere la sfida del Green Deal attraverso l'implementazione della nuova PAC, e poi a cascata appunto di tutte le legislazioni che verranno definite,
per sostenere e evolvere il sistema agricolo europeo e quindi italiano, e allo stesso tempo vogliamo appunto essere protagonisti di questa sfida, e riteniamo che quello che si è già fatto e che si continua a fare tutti i giorni deve essere riconosciuto, cioè il ruolo dell'agricoltura e degli agricoltori deve essere riconosciuto e valorizzato. Grazie. Perfetto, perfetto Alessandra, grazie mille, e a questo punto io passo la parola per le conclusioni al presidente di Legambiente Stefano Ciafani. Stefano, tu sei a questo punto il portavoce dell'ala che ha accolto la decisione del Parlamento e del Consiglio in maniera meno convinta di quanto non abbiano fatto altri portatori di interessi che sono intervenuti prima di te, ma sei anche il portavoce di un'associazione ambientalista come Legambiente, sei il presidente di Legambiente che si è sempre battuto per un'agricoltura più sostenibile, e che è un'associazione che fa proposte e non insulta come quelli che ha incontrato la Tinelli. Quindi a questo punto ci aspettiamo da te una posizione ferma ma anche propositiva. Sì, ti ringrazio Giuseppe, ringrazio il Consiglio Nazionale della Green Economy per questa opportunità per intervenire su un tema che da tanti anni, da sempre viene a dire, consideriamo importante. Insomma, abbiamo sempre lavorato con la parte più innovativa del mondo dell'agricoltura, perché crediamo che questa sia, la leva importante per riconvertire, come tutti i settori produttivi, questa parte importante dell'economia del nostro paese. L'agroalimentare, il made in Italy, perché che ci contraddistingue nel mondo e che viene anche stracopiato nel mondo, a nostro modo di vedere deve essere uno dei pilastri della ripartenza economica in questa fase molto difficile che ci apprestiamo a riniziare dopo l'estate di amnesia collettiva. Torniamo di nuovo purtroppo in un periodo molto complicato. Si sta parlando da mesi, da quando il lockdown è stato gradualmente allentato il 4 maggio scorso, di ripartenza dell'economia. Si sta dicendo continuamente che dobbiamo far ripartire l'economia e dobbiamo uscire dalla crisi diversamente da come ci siamo entrati. Per uscire diversamente, ma veramente, da come siamo entrati nell'emergenza Covid, è fondamentale avere le idee chiare e quindi definire una strategia che vada nella giusta direzione, in questa direzione, quella appunto di ripartenza diversa dallo stop dei mesi scorsi, capendo quali sono gli strumenti per praticare questa strategia. Noi in Italia stiamo assistendo ormai da diversi mesi a un dibattito molto confuso. Mi astraggo un attimo e parlo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e poi vengo sull'agroalimentare, perché non mi sottraggo al confronto, anzi è un'occasione molto importante questa per praticarlo, una delle occasioni più importanti. Parlavo del dibattito confuso in Italia e della guida europea, che è fondamentale, perché mai come in questo momento l'Europa continua ad avere quel ruolo che l'ha contraddistinta in tante fasi della storia degli ultimi 60 anni del vecchio continente. Se pensiamo che un anno e mezzo fa, nella campagna elettorale per le elezioni europee, si parlava di smontarla l'Europa, mai come in questo momento la riteniamo giustamente fondamentale. C'è un dibattito molto confuso in Italia. Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sta discutendo, sentiamo parlare di progetti che vanno in direzioni opposte, e a nostro modo di vedere non si può mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, non si può mettere insieme il tunnel sotto lo stretto di Messina con le opere infrastrutturali ferroviarie che sono fondamentali per il centro-sud, per le persone e le merci, non si può mettere insieme la auspicabile e necessaria decarbonizzazione della siderurgia del nostro paese con, a partire dall'Ilva di Talex, Ilva di Taranto, con il progetto di confinamento geologico dei CO2 nei fondali marini dell'Alto Adriatico. E devo dire che rispetto alla confusione del dibattito italiano, l'Europa
ha un ruolo di guida sotto questo punto di vista, perché il Green Deal non è stato smontato, anzi è stato ulteriormente rafforzato dalla Commissione europea dopo l'emergenza Covid. È stato varato il programma Next Generation EU, che in base a quello che ha stabilito, ha rimarcato, sottolineato Ursula von der Leyen nel discorso allo Stato dell'Unione un mese fa, ha innalzato ulteriormente gli obiettivi sulla transizione verde. Il 37% di quei 750 miliardi di euro saranno destinati alla transizione ecologica dell'economia europea, e sono stati innalzati ulteriormente gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra da qui al 2030. Era il 40% per la Commissione, sono stati aumentati al 55%, l'Europarlamento ha votato per innalzarlo ulteriormente al 60%. Quindi, e vengo all'agroalimentare, è fondamentale per garantire davvero una transizione ecologica dell'economia europea e dell'economia italiana, quindi tra queste, diciamo rispetto ai paesi membri, bisogna avere e definire una chiara strategia, è la prima cosa fondamentale, e poi bisogna allocare le risorse in maniera coerente. Come l'Europa ha fatto sul Green Deal, orientando più di un terzo delle risorse del Next Generation EU per raggiungere gli obiettivi del Green Deal. Sotto questo punto di vista, la strategia europea sulla riconversione ecologica dell'agricoltura europea, credo che sia importante sottolineare quanto sia stata innovativa la strategia Farm to Fork, che fa il paio con la strategia sulla biodiversità al 2030, perché anche quella credo che sia assolutamente fondamentale innestarla nei ragionamenti che stiamo facendo su questo fronte. La definizione della strategia è stata fatta in maniera assolutamente chiara. L'allocazione delle risorse è stata approvata dall'Europarlamento la riforma della PAC. Noi abbiamo sempre pensato questo strumento, e non è mai stato così, purtroppo, tutti gli strumenti, tutti i fondi, quelli comunitari e quelli nazionali, abbiamo sempre pensato che fosse fondamentale superare la logica degli incentivi a pioggia, dare un po' a tutti senza garantire la necessaria transizione, perché gli incentivi, e questo vale per tutti gli incentivi, non solo per la PAC, ma sto stretto sulla PAC, è fondamentale che vengano utilizzati per premiare le esperienze più virtuose e dall'altra parte per aiutare le esperienze meno virtuose a diventare tali, non sulla carta, ma nei fatti. La riforma della PAC questo non lo fa. Clamorosamente, purtroppo, non lo fa. Noi nel paese stiamo assistendo, insomma, ormai da diversi giorni a un dibattito piuttosto surreale. Mi dispiace che non ci sia più l'onorevole De Castro, ma insomma avremo modo di riparlarne anche in altri luoghi. È naturale che lui difenda l'operato, ci mancherebbe altro che contraddicesse quello che è stato fatto nelle ultime settimane nel lavoro europeo, ma noi con le aziende dell'agroalimentare italiano, quelle più innovative, ci parliamo ogni giorno e ci lavoriamo con le grandi aziende, i big players dell'agroalimentare italiano, lavoriamo con le grandi OP, lavoriamo con le grandi aziende, con le medie aziende e le piccole aziende dell'agroalimentare, quelle più innovative. Le critiche che abbiamo fatto, in maniera senza insulti, questo abbiamo il nostro stile nel criticare, oltre che appunto nel fare le proposte, come dicevi tu Giuseppe, le critiche che facciamo noi sono motivate anche da tutte le sollecitazioni che vengono dalla parte più innovativa dell'agroalimentare italiano, che ritengo che tutti gli operatori del settore abbiano ascoltato in questi anni, in questi mesi e in queste settimane. Non penso che ce l'abbiano detto solo a noi. Noi ci siamo fatti portavoce di questa parte più importante, quella che ha investito risorse economiche, risorse umane, risorse mentali
nel praticare davvero la riconversione ecologica dell'agroalimentare, che è in corso, che non sta solo nella strategia Farm to Fork, ma che è fondamentale allargare a tutti i settori. Questo vale per l'agricoltura, questo vale per gli allevamenti, per fare in modo che questo pezzo importante dell'economia comunitaria e dell'economia italiana contribuisca effettivamente a quel Green Deal europeo, che non una rivoluzionaria ambientalista, ma che in una rappresentante istituzionale del Nord Europa, che ha una tradizione politica, diciamo, tendenzialmente, diciamo, diversa dal mondo ambientalista, Ursula von der Leyen, sta difendendo coi denti, innalzando sempre di più l'asticella. E allora, su questo... Stefano, ti chiedo di andare a chiudere. Vado in conclusione. La transizione ecologica dell'agroalimentare si pratica lavorando sulla riduzione, diciamo, graduale, ulteriore, dell'uso dei fitofarmaci, dei consumi idrici, dell'uso della plastica, sui terreni, in campo, così come nel packaging, la riduzione dei consumi delle fonti fossili, ovviamente la lotta allo sfruttamento dei lavoratori, lo sviluppo delle rinnovabili in agricoltura, negli allevamenti. Prima sentivo parlare, diciamo, del passato, degli errori passati del fotovoltaico a terra. Oggi le aziende agricole, le aziende dell'agroalimentare si possono decarbonizzare anche con il moderno agrivoltaico, che non consuma suolo agricolo, che garantisce una, come dire, un'integrazione del reddito degli agricoltori. Può sembrare strano che lo dica un'associazione ambientalista, ma insomma questo è. Utilizzare lo spostamento dei sussidi ambientalmente dannosi, siamo per entrare nel vivo dell'approvazione, e chiudo Giuseppe, dell'approvazione della legge di bilancio del 2021, ritorniamo a fare la solita discussione che si fa alla fine di ogni anno su come togliere una parte gradualmente quelle risorse, quei 19 miliardi di euro che diamo alle fonti fossili, i sussidi ambientalmente dannosi del censimento del Ministero dell'Ambiente, per spostarli sui sussidi favorevoli all'ambiente. Ecco, questo ragionamento, perché quando si parla della riduzione del garantire che il gasolio non sia così incentivato contrariamente alle benzine, ovviamente l'autotrasporto e l'agricoltura si solleva sempre. Lavoriamo per fare in modo che, e adesso c'è anche l'opportunità di avere trattori che nel campo possano utilizzare il metano o il biometano che gli agricoltori si possono produrre da soli, perché adesso sta per arrivare finalmente questa nuova rivoluzione. Lavoriamo concretamente per capire come ridurre l'uso delle fossili per produzione di elettricità, per consumo, sui consumi elettrici e sui consumi di carburante, per lavorare sui terreni agricoli e per spostare i prodotti dell'agroalimentare dai terreni verso i prodotti di vendita, verso i luoghi di vendita per il consumatore. Tutto questo sarà fondamentale farlo, e sarà fatto purtroppo a prescindere da quello che si sta discutendo in queste settimane. La PAC sarebbe un grande motore di innovazione in questo senso. Quella che abbiamo visto approvare la scorsa settimana purtroppo non va in questa direzione. La partita non è finita. Speriamo che si possa ulteriormente e in maniera molto importante aggiustare la rotta, perché la rotta del voto dell'Europarlamento della scorsa settimana, diciamo, non va nella stessa direzione del Green Deal europeo. Ma comunque, diciamo, penso che sarà oggetto di discussione ulteriore nelle prossime settimane. Perfetto, grazie. Stefano, grazie per i tempi, grazie per lo stile, ma di questo non avevamo dubbio. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio anche i tanti che hanno seguito da casa. Mi dispiace dover tagliare, abbiamo comunque sforato i tempi, mi dispiace dover tagliare perché ovviamente tutte gli ultimi interventi hanno lasciato spunti per una discussione a cui avrebbe voluto partecipare anche qualcuno che magari non è qui presente. E come fondazione sicuramente ci impegniamo a portare avanti la discussione sul Green Deal, sulla PAC anche in altre occasioni. Di nuovo grazie a tutti e buona serata.